questa sera abbiamo tra noi Giorgio Chiozzi, conservatore della sezione di zoologia dei vertebrati e responsabile della collezione ornitologica presso il Museo di Scienze di Storia Naturale di Milano. Giusto, Giorgio? Ho detto Buonasera correttamente. a tutti. Giusto. Nonché segretario della Società Italiana di Scienze Naturali, forse la più antica associazione naturalistica o una delle più antiche in Italia, visto che trae origine 2 secoli fa, nel 1856. Giusto, Giorgio? Sì, quasi 2 secoli, sì. Ti lascio la parola, così sarai tu a presentarti e a dare poi inizio alla serata. Sono tornato. Cosa è successo? Allora, ma chi lo sa, mi hanno buttato fuori. Intanto vi ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere essere in diretta in mezzo a voi, anche perché io, non l'hai detto, ma sono anche socio dell'AIC, quindi sono molto contento di essere qui, anche per un senso di, come dire, di appartenenza all'associazione e anche di gratitudine, perché come vedrete poi devo anche un fondamentale aiuto all'associazione quando ne ho avuto bisogno durante le mie ricerche. Allora, molto brevemente mi presento, oltre a quanto ha detto Andrea, io mi sono occupato di studi sul Corno d'Africa ormai da quasi 20 anni, parliamo del 2001. La cosa è stata un po' casuale, perché in quegli anni un mio carissimo amico viveva in Eritrea e come faceva l'insegnante alla scuola italiana di Asmara, e anche lui un appassionato naturalista, e mi ha coinvolto in una cosa che poi si è rivelata una fonte di sorprese molto interessanti sullo studio di una specie di uccelli che vive sulle isole Dalak, delle isole che si trovano nel Mar Rosso di fronte alle coste dell'Eritrea. Da lì è partito un interesse generale un po' su tutta la fauna del Corno d'Africa, in particolare dell'Eritrea, che è una regione tutto sommato ancora poco esplorata dal punto di vista naturalistico, anche perché per molto tempo ha avuto dei grossi problemi legati alla guerra di liberazione che è durata circa una trentina d'anni con l'Etiopia. Nel 1993 l'Eritrea ha ottenuto l'indipendenza e per alcuni anni c'è stata una pace molto proficua che ha portato benessere a entrambe le nazioni. Purtroppo nel 1998 è scoppiata nuovamente una guerra di confine tra le due nazioni e da allora è stato veramente molto difficile accedere alle regioni che io stasera andrò a presentarvi, cioè le regioni che appartengono a quell'area che è stata chiamata in vari modi, ma che noi italiani conosciamo come Dancaglia. Io, diciamo, direi che ho parlato abbastanza di me, ma vorrei adesso raccontarvi quello che ho fatto. Quindi farei partire la mia presentazione, che adesso vedo di condividere, se ci riesco. Non riesco a capire come fare a condividerlo. Ah, ecco qua. La vedete? Sì, Giorgio. Bene. Allora, esplorando la depressione d'Ancona alla ricerca di pesci. Allora, sì, a volte definirsi esploratori serve quasi anche un po' a ingigantire quanto si è fatto. In realtà è vero che gli ambienti sono parecchio difficili, ma ora viaggiare in questi paesi è diventato veramente una passeggiata. Se penso a quello che è stato fatto nel passato, negli anni, primi anni del Novecento o alla fine dell'Ottocento, in realtà mi considero un privilegiato, più un turista quasi che un vero e proprio esploratore. Diciamo che l'esplorazione
è stata più che altro un'esplorazione di tipo naturalistico diretta a studiare una componente della fauna poco nota, cioè uno mai si immaginerebbe di trovare in un ambiente così duro, così ostile, così arido e così privo d'acqua di trovare dei pesci, e invece ci sono. Allora, la depressione d'Ankala è una parte del triangolo Afar, una regione che è stata così chiamata da un francese, Antoine Thompson d'Abbadie, in un suo libro del 1873. Il nome deriva dalla popolazione locale, che appunto è conosciuta come Afar, come Dankali, come Danakil, dipende dalle lingue. Comunque gli Afar parlano una lingua loro, sono di religione musulmana, persone che si sostentano allevando, scusate, devo togliere un po' di roba di torno perché altrimenti non vedo più nulla. Ecco, sono persone che vivono soprattutto di pastorizia, molti di loro sono nomadi, alcuni sedentari, alcuni addirittura si dedicano a una forma di agricoltura molto particolare legata a questi ambienti particolarmente aridi, coltivano sorgo, che è una pianta da cui si ricava una farina che viene utilizzata per una specie di pane che viene mangiato in questi luoghi, si chiama injera. Probabilmente molti di voi lo hanno conosciuto anche mangiando in un ristorante etiopico eritreo. E il sorgo ha bisogno di una sola diciamo innaffiatura all'anno, e questa viene garantita in alcune regioni della Dankalia dalla presenza di fiumi che periodicamente hanno delle inondazioni torrenziali che permettono di allagare i campi e quindi di dare sostentamento ad un certo numero di persone. Però, come dicevo, la maggior parte degli Afar sono dei pastori nomadi che portano le loro greggi, soprattutto formate da capre e cammelli, in qualche caso nelle zone più verdi, diciamo, del triangolo Afar, anche da bovini, e le portano appunto a cercare l'erba e i cespugli di cui si nutrono questi animali e ad abbeverarsi nei fiumi salmastri che percorrono in qualche luogo la depressione. Allora, ecco, questo è uno dei paesaggi forse più emblematici della depressione, perché qui potete vedere quanto la componente geologica del paesaggio prevalga sulla componente biologica. Cioè, questo è un paesaggio della geologia. Qui vediamo in primo piano quello che sono i resti di una vecchia colata lavica con delle rocce basaltiche. Sullo sfondo già si intravede la depressione. Qui siamo ancora, diciamo, nella parte sommitale della depressione, quindi a livello del mare molto probabilmente. Sullo sfondo si intravede un grande cono vulcanico che vi mostro con... Lo vedete la freccina, la vedete voi? Sì, sì, la vediamo già. Ah, perfetto. E qui anche un altro cono vulcanico. Quindi la cosa da dire su questo ambiente è che è un ambiente modellato dalla geologia fondamentalmente. Questo è un altro paesaggio tipico della depressione d'Ankala. Quello che vedete nel canyon è il letto di un fiume asciutto, completamente asciutto, e le rocce che formano le pareti del canyon sono in realtà delle rocce formate da gesso. Quindi diciamo, questi ambienti sono anche dal punto di vista della luminosità enormemente luminosi, proprio per il fatto di avere queste rocce così bianche, questa componente riflettente così preponderante. Questo è un altro degli ambienti della depressione d'Ankala. Questa è una distesa sterminata di suolo evaporitico. Si tratta praticamente di un'area modellata dal vento e dal mare, non esistono alberi, non esiste nulla qua dentro veramente. E tuttavia
abbiamo delle componenti faunistiche estremamente interessanti. In questo caso, qui in questa immagine potete vedere un gruppo di asini selvatici somali, una specie in pericolo critico di estinzione, che nonostante l'apparenza sono degli animali chiaramente molto sani, molto in buona salute, nonostante la pochissima vegetazione e la pochissima acqua di cui possono disporre, però sono animali che stanno bene proprio in questi ambienti. Purtroppo la specie è in pericolo di estinzione, ma sta, diciamo, meglio in Eritrea, dove la popolazione vitale è vitale e dà delle buone speranze di sopravvivenza. Un'altra specie molto interessante e caratteristica di queste aree è la gazzella di Sömmerin, una gazzella di grandi dimensioni, quindi non una vera e propria gazzella, infatti il genere di appartenenza è Nanger. Il genere Nanger comprende anche la gazzella di Grant, che voi tutti conoscete per averla vista milioni di volte nei documentari sui parchi dell'Africa orientale, e la gazzella Dama, una specie un po' meno conosciuta, molto bella anche quella come animale, che vive in zone desertiche, un po' in tutto l'ambito subsahariano, ma purtroppo in condizioni peggiori di conservazione rispetto alla gazzella di Sömmerin e alla gazzella di Grant. Una vera gazzella vive invece, anche la vera gazzella vive in Dankalia, si tratta della gazzella d'Orcade, gazzella appartenente al genere gazzella, una piccola gazzella che vive in gruppi formati al massimo da un maschio e da poche femmine. Spesso e volentieri sono animali, si vedono coppie di questi animali, mentre la gazzella di Sömmerin forma dei gruppi anche formati da centinaia di individui. Ecco, un animale invece estremamente interessante è questa otarda araba, una specie quasi minacciata, quindi vicino, diciamo, al pericolo di estinzione, una specie caratteristica delle coste del Mar Rosso occidentale e curiosamente anche del Mar Rosso orientale, cioè presente sia in Africa, quindi in Eritrea, lungo la costa del Mar Rosso africano, sia in Asia, nella penisola arabica. La stessa cosa vale anche per la madriade. La madriade è un babbuino, se ne possono incontrare gruppi formati da centinaia e centinaia di individui, questo è un maschio con la caratteristica criniera, e anche questo animale ha una distribuzione curiosa sia in Africa che nella penisola arabica, nelle parti, diciamo, costiere della penisola arabica. Allora, dal punto di vista geologico, torniamo un attimo indietro, la depressione d'Ankala, o triangolo Afar, si trova all'incrocio di tre placche tettoniche, che sono la continuazione della grande valle del Rift, quella da cui provengono la maggior parte dei ciclidi che noi alleviamo nei nostri acquari, quindi i laghi Tanganyika, Malawi e Vittoria. La cosa interessante è che il triangolo Afar si trova esattamente all'incrocio di tre placche tettoniche, la placca araba, la placca nubiana, la placca africana somala, che stanno lentamente separandosi. Questo ovviamente crea una situazione dal punto di vista sismico e vulcanico, una situazione incandescente, quindi quei triangolini che si vedono nel disegno sono dei vulcani e potete capire quanto sia importante il vulcanesimo in questa zona. La Valle del Rift continua, chiamandosi credo in un altro modo, nel Mar Rosso fino ad arrivare poi a nord fino al Medio Oriente, quindi nella regione compresa tra Israele e la Giordania, eccetera. Ecco, parlando di vulcanesimo, il vulcano più importante della depressione d'Ankala è l'Erta Ale. Erta Ale è un vulcano di tipo cosiddetti vulcani a scudo, un vulcano che ha eruzioni simili a quelle che avvengono nei vulcani delle isole Hawaii, tanto per intenderci, e ha una base di 40 km, vari crateri, il cui più importante è quello che vedete rappresentato nella fotografia. Questo è considerato il lago di lava attivo più grande del mondo.
è attivo, per quanto se ne sa, dal 1906. E l'ultima eruzione di questo vulcano è stata nel 2005. Le eruzioni dei vulcani nella depressione d'Ankara hanno un'importanza enorme per l'ecologia della regione, perché ovviamente ogni eruzione vulcanica produce tonnellate e tonnellate di materiale solido e gassoso che contribuiscono a influire anche sulla, per esempio, sul pH delle acque e sulla torbidità delle acque, quindi possono, diciamo, essere cruciali per la sopravvivenza dei pesci che vivono in queste regioni. Questo è un altro tipo di vulcano, questa forse è un tipo di immagine che vi è più familiare, perché è quella classica, quando si parla di Dankalia, di solito si vedono immagini di questo vulcano. In realtà, se uno non conosce la Dankalia, come ho avuto la fortuna di poterla percorrere, in realtà sa immediatamente che i paesaggi più tipici non sono questi, ma sono quelli che vi ho fatto vedere io prima, cioè colate di lava, distese di gesso, distese di suoli evaporitici, eccetera. In realtà questo è un vulcano fotografato miliardi di volte e usato ovviamente come attrazione turistica dalle agenzie di viaggio, ma in realtà è un vulcano che ha un'area compresa in un raggio di 100 metri. Quindi è veramente molto, molto piccolo, è un vulcano che ha un'altitudine di circa 60 metri, ha avuto l'ultima eruzione idrotermale nel 1926. Le colorazioni sono date da depositi di zolfo e di altri minerali. Le acque che sono presenti in queste pozze ovviamente sono caldissime e non è possibile che ci vivano dei pesci. Dal punto di vista della geografico, diciamo così, la depressione d'Ankara è quest'area che è indicata in questa immagine con il colore azzurro più scuro, nella parte, diciamo, che si trova al di sotto degli 0 metri sul livello del mare, quindi la parte vera e propria della depressione, ha un'area di circa 10.000 km quadrati, il punto più basso è di a 120 metri sotto il livello del mare. Se però consideriamo il lago Afrera, che è profondo 80 metri, a questi 120 metri vanno aggiunti altri 80 metri, quindi siamo intorno ai 200 metri, il punto più basso dovrebbe trovarsi all'incirca intorno ai 200 metri sotto il livello del mare. Ecco, la cosa più importante è, come vi ho spiegato, la collocazione geografica di quest'area. Si trova praticamente incuneata tra l'altopiano etiopico eritreo a ovest, le Alpi d'Ankale o blocco d'Ankalo a est, e a nord finisce poi lungo le coste del Mar Rosso. Le Alpi d'Ankale costituiscono un'importante barriera alla penetrazione dell'umidità nella depressione d'Ankara. Per questo motivo, nella depressione d'Ankara vera e propria, le piogge sono molto irregolari, addirittura per alcuni anni può anche non piovere, e quando piove sono veramente molto poco abbondanti. Arriviamo a circa 2,5 centimetri di pioggia o 25 mm di pioggia all'anno. È veramente pochissimo. Sulle Alpi d'Ankara invece, nella parte, diciamo, che fronteggia la costa del Mar Rosso, si infrangono i venti monsonici che provengono da est. Incontrando il blocco d'Ankalo, i venti monsonici scaricano la pioggia. La pioggia viene dispersa nella parte costiera, ma non arriva quasi nulla nella parte interna della depressione. L'acqua arriva indirettamente attraverso i fiumi che convogliano le acque che nascono dal blocco d'Ankalo, che convogliano le acque piovane in piene torrenziali e che trasportano grandi quantità di acqua verso il centro della depressione, dove vanno ad esaurirsi. Non hanno uno sbocco verso il mare, non hanno uno sbocco verso un lago e quindi vengono definiti fiumi endoreici.
La stessa cosa avviene con i pochi fiumi che arrivano dall'altopiano etiopico-eritreo. Uno di questi è il fiume Ragadi, che è interessante perché poi è possibile che un'altra forma di Danachilia viva anche nel fiume Ragadi. Purtroppo è uno di quei luoghi dove è difficilissimo recarsi perché fa da confine tra l'Etiopia e l'Eritrea. E fino a pochi anni fa gli etiopici e gli eritrei si sparavano a vicenda attraverso il confine, quindi avvicinarsi al confine era quasi una garanzia di beccarsi una fucilata. Ecco, come è nata la depressione d'Ankara? La depressione d'Ankara in origine era un braccio di mare del Mar Rosso che penetrava attraverso questo golfo che si chiama Golfo di Zula e arrivava a sud fino a riempire l'intera depressione. Poi intorno a 20.000 anni fa, sempre a causa di questa intensa attività tellurica e vulcanica, è sorto un gruppo di vulcani che si chiama Vulcano Halid a bloccare l'accesso del mare verso la depressione. Da quel momento, circa 20.000 anni fa, è iniziata la fase di disseccamento della depressione d'Ankara. Il disseccamento è avvenuto in circa in poche migliaia di anni, in realtà, è stato calcolato negli anni 70 questa cosa, da un geologo italiano, tra l'altro. Questo per noi ha una grande importanza, perché ci permetterà poi di capire come sono andate le cose rispetto al discorso dei pesci. Allora, qui siamo praticamente nella depressione, ma in un punto di transizione tra le evaporiti e i gessi. Si tratta in entrambi i casi di depositi sedimentari legati alla presenza antica del mare. Sotto lo strato di gesso esiste poi uno strato spesso svariati chilometri di sale. E questo è un altro punto molto interessante perché ci fa capire come mai le acque che alimentano le sorgenti e i fiumi e i laghi della depressione siano tutte salmastre. Questo è un altro ambiente interessante, questo si incontra attraversando la piana alluvionale, anzi il cono di deiezione, si dice, del fiume Ragadi, che vi ricordate vi ho accennato prima, e questi sono depositi alluvionali di limo, argille e sabbie recenti. Sullo sfondo si vede un altro vulcano, si chiama Vulcano Marao, uno sciacallo, un altro animale caratteristico della depressione, e la presenza del quale è dovuta al fatto che poco prima che io attraversassi questa zona, poco prima, forse un mese prima o poche settimane prima, c'era stata una piena torrenziale improvvisa del fiume Ragadi che aveva trascinato una mandria di mucche che erano annegate ed erano finite preda, le cui carcasse erano finite preda degli sciacalli. Questo è un altro tipo di ambiente, questo si incontra a nord del fiume Ragadi, è sempre una piana alluvionale, ma in questo caso l'origine della piana alluvionale è più antica, parliamo di circa 1 milione di anni fa. Si tratta di conglomerati pleistocenici, che chiaramente le rocce sono state modellate dall'azione di un fiume, e questa cosa è interessante perché testimonia un passato della depressione assai più umido dell'attuale. Tant'è vero che geologi e paleontologi di varie università italiane che hanno condotto degli studi poco più a nord dell'area in cui ho fatto questa fotografia, hanno trovato delle faune, di tipo moderno, associabili ad ambienti umidi dell'Africa. Hanno trovato ippopotami, hanno trovato coccodrilli, hanno trovato antilopi d'acqua, hanno trovato anche dei grossi pesci del genere Clarias, tutta roba fossile ovviamente. Hanno trovato tra le altre cose anche dei resti di un ominide, che è stato chiamato l'uomo di buia, che è un'interessante forma di transizione tra l'uomo moderno e l'uomo sapiens arcaico. Andando avanti in questo discorso, ecco, poi parliamo dei corsi d'acqua. Alcuni corsi
d'acqua, già vi ho parlato, i fiumi endoreici temporanei, con, caratterizzati appunto da piene torrenziali che trasportano enormi quantità d'acqua in brevissimo tempo e enormi quantità di sedimento anche, che possono costituire un ostacolo alla sopravvivenza dei pesci, perché come sapete più l'acqua è torbida e ricca di sedimenti, più diventa difficile per i pesci respirare, le branchie si riempiono di sedimento e possono risultare anche, avere un effetto anche abrasivo sulla pelle, insomma c'è tutta una serie di problematiche connesse. Nonostante ciò, i pesci continuano a persistere, a sopravvivere in questi fiumi, che sono salmastri, appunto, come già vi avevo accennato. Questa è un'immagine del fiume Xucorai. Poi abbiamo un lago vulcanico, un laghetto vulcanico, il lago Abaeded, che si trova all'interno di un cratere vulcanico ed è alimentato costantemente da delle sorgenti che sboccano al di sotto del livello dell'acqua. Quindi non conosce problemi di siccità legati alla forte evaporazione che c'è in queste zone. Il lago è salmastro, con una salinità più spiccata rispetto a quella dei fiumi, quindi siamo intorno ai 20 grammi per litro di sale. Interessante notare la fascia di vegetazione palustre formata da canne, tamerici e giunchi. Vi chiedo di guardare un attimo anche come è formato questo lago. Qui potete vedere nella parte a sinistra della fotografia, della diapositiva, una parete di basalto che è alta circa 60-70 metri e a destra invece una duna di sabbia. In realtà questa parete un tempo continuava e formava la caldera del vulcano Abaeded, chiamiamolo così. Ma poi è successa una cosa interessante che in parte spiega anche la presenza dei pesci all'interno del lago. Dici, come è fatto ad arrivare i pesci all'interno di questo lago? Poi cercherò di spiegarvelo. Un altro tipo di raccolta d'acqua è il cosiddetto lago di Graben, cioè un lago che si forma all'interno di una fossa tettonica. Questo è il lago Afrera. Il lago Afrera ha una salinità di 130 grammi per litro, il che significa all'incirca 5 volte più dell'acqua del mare più salato. Quindi la vita dei pesci qua dentro, se non è impossibile, è veramente molto difficile. E poi una cosa caratteristica di questo lago è la formazione di queste schiume, che un tempo pare fossero addirittura anche più abbondanti. Ci sono delle foto degli anni 30 di esploratori che camminano in mezzo alla schiuma alta quasi un metro. Però probabilmente dipende anche dalle condizioni meteorologiche di quel momento. Il lago ha un forte moto ondoso, è un lago che ha una superficie di circa 70 km quadrati, è lungo 25 km, ha una profondità nel punto più profondo di circa 80 metri, 80-90 metri. Questo qui invece è una delle cose più interessanti dal nostro punto di vista, è una sorgente di acqua termale che confluisce verso il lago Afrera e dove potete vedere, se riuscite, anche dei pesci all'interno della sorgente. Quindi qui parliamo di acque con una salinità sui 10 grammi per litro, quindi salmastre. E tra le altre cose, una delle ipotesi che hanno spinto anche in parte la mia ricerca è cercare di capire se le acque del lago così salate, potessero costituire una barriera alla diffusione delle danachidia, che sono i ciclidi che sono andato a studiare in questa zona. L'esplorazione della depressione d'Ancala è una vicenda quasi del tutto italiana. Ci sono stati anche esploratori di altre nazionalità, ma sicuramente gli italiani, proprio per il fatto che l'Eritrea e l'Etiopia erano, le colonie di elezione per il Regno d'Italia, hanno
spinto parecchio la curiosità, l'interesse anche commerciale degli italiani. Le prime spedizioni sono state quelle di Giuseppe Maria Giulietti e di Gustavo Bianchi. Tutte e due hanno avuto un esito purtroppo infausto. Tutte e due le spedizioni sono state distrutte dai Dancali e non si è salvato nessuno di entrambe le spedizioni. Più di recente, nel 1928, muovendosi in un modo forse un pochino più consapevole, un esploratore di origine anglo-italiana, Ludovico Nesbit, accompagnato da due italiani trapiantati in Etiopia, Tullio Pastore e Giuseppe Rosina, entrambi possiamo dire dei coloni spinti quasi da uno spirito di avventura simile a quello che animava i pionieri del Far West. In un certo senso quest'area per gli italiani è stata un po' il nostro Far West, se vogliamo. Tullio Pastore, Giuseppe Rosina e Nesbit hanno condotto una esplorazione della Dancaglia, del triangolo Afar, anzi, da sud verso nord a piedi, partendo da Ponte Awash, nel territorio etiopico, per arrivare fino a Marsa Fatma, sulle coste del Mar Rosso, in territorio eritreo, quindi in territorio italiano. Ci hanno messo alcuni mesi per attraversare l'intera depressione, l'intero triangolo Afar e la depressione, accompagnati da un gruppo relativamente sparuto di persone. Erano tutti armati, ma avevano però con loro, diciamo, a differenza di Giulietti e di Bianchi, il permesso di transito dato dai sultani della Ussa e del Bilau, che sono le regioni governate da questi due sultani. Quindi in un certo senso avevano un lasciapassare che gli permetteva di transitare. Purtroppo durante la spedizione gli esploratori sono stati attaccati da dei banditi che vengono chiamati Shifta nella lingua locale, probabilmente cointenzionati a derubarli delle armi, delle cose che portavano con loro, e hanno avuto anche delle perdite umane tra i portatori e molte diciamo delle persone che facevano parte della spedizione si sono pure ammalate. Quindi quando sono arrivati finalmente sulle coste del lago Afrera e hanno trovato queste sorgenti di acqua relativamente dolce, parliamo sempre degli standard della depressione d'Anca, e così non gli sembrava vero, hanno trovato anche vegetazione, hanno trovato questi pesci che non hanno raccolto per scopi scientifici ma hanno raccolto per mangiarseli, hanno cacciato alcuni tortore che si abbeveravano lungo le sorgenti, hanno fatto un gran festino partendo con il fritto di pesce. Purtroppo dopo il fritto di pesce sono stati tutti male. Cioè, hanno iniziato a vomitare, ad avere attacchi di dissenteria e io ho pensato che questa cosa possa essere in qualche modo legata alla tossicità di questi pesci, legata a ciò che mangiano, quindi probabilmente all'inquinamento dovuto ad alghe o a microrganismi di origine vegetale, batteri, non so bene. Purtroppo mi sono sempre dimenticato di chiedere ai locali se loro in qualche modo questi pesci li mangiassero, ma ho come l'impressione che non siano per niente raccolti a scopo alimentare. Probabilmente perché un po' perché sono piccoli, un po' perché sono pieni di spine e magari anche perché in qualche caso possono causare problemi intestinali. Comunque, andando avanti ecco, una cosa interessante di questa spedizione è che quando Nesbit è passato dal lago Afrera non si è sognato di dargli un nome diverso da quello che già aveva e che gli era stato dato dai Dancali, cioè il lago Afrera. È andato avanti per la sua strada, ha raggiunto finalmente Marsa Fatma, Marsa Fatma ha preso un'imbarcazione ed è arrivato a Massawa. Quindi non si è preoccupato di dare un nome al lago, cosa di cui invece si preoccupò
il suo successore, che in una spedizione condotta a cavallo tra il 1928 e il 1929 attraversò la depressione d'Ankala da est verso ovest, partendo dall'oasi di Beilul, che si trova sul lago, sul Mare Rosso, per arrivare fino ad Addis Abeba. Quando Raimondo Franchetti arrivò al lago Afrera, la prima cosa che fece non fu quella di accettare il fatto che i Dankali o Afar lo chiamavano lago Afrera, decise di dargli un nome e gli diede il nome di lago Giulietti, perché uno degli scopi dichiarati di questa spedizione, che era infatti una spedizione militare perché avevano decine e decine di uomini armati di fucili, pistole e addirittura delle mitragliatrici, era quella di recuperare i resti della spedizione di Giulietti. Infatti pare che ci siano riusciti. La cosa però, diciamo, secondaria, non meno, per noi più importante, è che questa spedizione aveva con sé anche dei naturalisti, era anche preoccupata di fare delle raccolte di tipo naturalistico. E quando arrivarono sul lago Afrera, fecero la scoperta, si fa per dire, visto che comunque Nesbitt già li aveva scoperti, della presenza di questi strani pesci che qui vedete in una foto della, scattata proprio durante la spedizione. I pesci furono raccolti con delle lenzuola che usavano per dormire, e l'immagine del pesciolino che vedete qui in basso è esattamente la riproduzione della specie come è stata illustrata nell'articolo di descrizione fatto da Decio Vinci Guerra, il teologo romano, che la inserì la specie nel genere Tilapia, chiamandola Tilapia Franchetti. Il nome dall'anchiglia Franchetti è successivo, arriva molto dopo, circa una quarantina d'anni dopo, con Thies van den Noorde del Museo di Terburen, e successivamente diciamo consolidato da Ethelwyn Trevavans del Museo di Storia Naturale di Londra, che hanno deciso che era talmente strano questo pesce che meritava di essere messo in un genere diverso, che non fosse il genere tilapia, altamente a quell'epoca altamente inflazionato. Ma già lo stesso Vinci Guerra aveva notato che si trattava di un pesce un po' particolare, quindi l'aveva inserito tra le tilapia, ma non era proprio convinto fino in fondo di questa cosa. Passano circa 80 anni quando il mio amico Giuseppe De Marchi, incuriosito da racconti di colleghi della scuola italiana di questo laghetto in mezzo alla depressione d'Ankala con dentro dei pesci di mare, decide di partire e di andare a vedere questi pesci. Arrivato al lago Abaidead, scopre che in realtà questi non erano pesci di mare, ma erano dei ciclidi. E quindi in due spedizioni, una nel 1998 e una nel 2001, raccoglie un po' di esemplari e li conserva. Cioè, tenta anche di allevarli, ma purtroppo in Eritrea non è possibile mantenere attivo un acquario, perché il problema è che la corrente elettrica è un eterno allotto, cioè si sa quando non c'è, si fa prima dire quando non c'è che quando c'è, insomma. Quindi i pesci sono morti anche perché, un po' per inesperienza di Giuseppe, che non aveva mai allevato pesci in vita sua, un po' per questi motivi. E comunque ha conservato vari esemplari in alcol per lo studio. Lo studio è stato fatto, concluso nel 2010, con la pubblicazione della nuova specie d'anachiglia di Nicolai da parte di Melanie Stiassny dell'American Museum di New York, di Giuseppe De Marchi e di Anton Lamboy. La specie è stata descritta solo su base morfologica, perché purtroppo a quell'epoca il DNA degli esemplari raccolti da Giuseppe non era purtroppo utilizzabile, perché compromesso dalla cattiva conservazione, dall'uso di un alcol denaturato, insomma c'erano svariate problematiche. Quindi hanno tentato di fare di estrarre DNA dagli animali, ma non ci sono riuscito. Però ci sono riuscito io, per fortuna. Con la mia prima spedizione in Eritrea nel 2014-2015, spinta da una
notizia ottenuta da un amico eritreo che viaggia spesso nella depressione d'Ankara per studiare gli asini selvatici, che aveva osservato e fotografato dall'esterno dei pesci all'interno delle pozze dei fiumi della depressione. Lui non sapeva cosa fossero. Quando l'ha fatto vedere a me e a Giuseppe, immediatamente abbiamo capito che si trattava di Danachilia. E quindi insomma, ci siamo incuriositi e da lì è partita la mia idea di farci un dottorato di ricerca. Anche se sono un ornitologo, la mia passione per, diciamo, per i pesci nasce da lontano, da mio padre che era un acquariofilo già negli anni 50, quando gli acquari si costruivano ancora con un frame di metallo, il vetro e lo stucco per i vetri, quello di una volta, quello rosso. E quindi in casa mia ci sono sempre stati più o meno a varie riprese acquari di varie dimensioni, e questa cosa io me la sono un po', come dire, ereditata dal babbo, e ho iniziato ad appassionarmi di acquari, ormai sono passati più di 20 anni, quindi sono 25 anni che ho acquari. E comunque, diciamo, la prima spedizione, poi c'è stata una seconda spedizione nell'aprile del 2015, tra marzo e aprile del 2015, perché nella prima non siamo riusciti a raggiungere il lago Abaeded per una vicissitudine legata all'ostruzionismo dei nostri autisti che si erano rifiutati di andare avanti con le macchine, per cui alla fine non siamo riusciti a raggiungere il lago. Nella seconda spedizione ci siamo avvalsi di un altro autista, uno avvezzo a pilotare i carri armati, quindi aveva, diciamo, delle buone abilità nel muoversi in questo tipo di ambienti. In ogni caso, a un certo punto la macchina ha dovuto fermarsi perché abbiamo dovuto attraversare quella piana alluvionale piena di ciottoli enormi. Abbiamo dovuto marciare a piedi, quindi per qualche chilometro ci siamo attraversati il deserto per raggiungere il lago. E questo è quanto si vede arrivando alle pendici della duna che sovrasta il lago. Questo è il fiume Shukorai che abbiamo campionato, si trova a meno 40 metri sotto il livello del mare. Qui vedete una mandria di cammelli portata alla beverata. Questo è il fiume Zariga, sembra un fiume pieno d'acqua, in realtà il Zariga è un fiume come gli altri a carattere torrentizio, questa è semplicemente una pozza rimasta ancora con un po' d'acqua, circa un metro d'acqua di profondità, che non si è ancora prosciugata durante i mesi estivi. E in queste pozze sopravvivono i pesci. Tenete conto che nella prima spedizione fatta in Eritrea, nello stesso fiume, visitandolo da un altro punto, non siamo riusciti a trovare neanche un pesce. Il ritorno, nel marzo-aprile 2015, abbiamo fatto, prima di partire, un'esplorazione dell'area attraverso le mappe satellitari di Google Earth, individuando sulla mappa questa pozza, prendendo il punto e ritornando sul posto, usando il GPS, siamo arrivati esattamente in questo punto e qui abbiamo trovato i pesci. Quindi è stata, diciamo, una preparazione teorica la che ha funzionato a tavolino, ma che ha funzionato benissimo. Questo è un altro fiume dove abbiamo trovato Danachilia, è il fiume Gallicolluli, si trova a meno 94 metri sotto il livello del mare. Qui abbiamo trovato Danachilie di varie età, ma non abbiamo trovato nessuna Danachilia in riproduzione. Nel Sariga pure non abbiamo trovato Danachilia nidi attivi perché il fiume era troppo torbido per poter vedere qualcosa. Quindi in realtà l'unico punto in cui ho visto in natura la difesa del territorio da parte dei maschi di Danachilia è stato nel fiume Shukorai. Poi in realtà allevando pesci anche del Zariga e del Gallicolluli abbiamo visto che le abitudini sono esattamente analoghe a quelle delle Danachilie del fiume Shukorai. Ecco, quindi nei tre fiumi abbiamo trovato queste Danachilie tutte abbastanza simili, con questa colorazione molto tendente al giallo. Se posso dire, una mia impressione è che le Danachilie dello Shukorai sembrano un pochino più gialle rispetto a quelle degli altri due fiumi, ma è soltanto una mia impressione, quindi probabilmente non è così. Avendo, diciamo, sott'occhio pochi esempi, non posso trarre delle conclusioni definitive.
Poi abbiamo trovato degli Aphanius riferibili all'Aphanius dispar. L'Aphanius dispar è una specie di fusione soprattutto medio orientale, molto complessa dal punto di vista sistematico, perché in realtà sono stati chiamati Aphanius dispar un sacco di forme che poi, andando a vedere, in realtà si sono rivelate specie completamente separate. Comunque diciamo che il primo a descrivere la Aphanius dispar è stato von Rüppel nella sua esplorazione del Mar Rosso, e la località tipica data per la specie è Mar Rosso, coste del Mar Rosso. Un po' vasta come area, però vedremo poi che in realtà le cose stanno un po' diversamente. Questo è un filmato, spero che riusciate a vederlo. Questo è ripreso in natura nel fiume Shukorai ed è la difesa del nido di da parte di una danachiglia maschio, che vedete ha una grossa gibbosità frontale che aumenta o regredisce in base allo stato ormonale dell'animale. Quindi diciamo nella stagione in cui la specie si riproduce è molto sviluppata, quando invece l'animale è più tranquillo dal punto di vista ormonale la gibbosità regredisce. E anche il colore tende ad affievolirsi. Avete visto com'è aggressivo nei confronti di tutti gli invasori del suo territorio, compresi differentemente maschi e femmine della stessa specie, e anche pesci di altre specie come l'Aphanius. Avete forse notato anche che scacciava un Aphanius. Ecco, qui sono io, dopo aver valicato la duna del mare sopra la montagna. Questo è il significato della parola Baidad nella lingua Afar. Potrebbe voler dire mare, ma anche fiume, lago sopra la montagna, insomma non è chiaro. La parola Bad indica sia mare che lago nella lingua Afar. Quindi, però è bello chiamarlo mare sopra la montagna, fa più figo. Anche per quella storia dei pesci di mare che si pensava vivessero in questo lago. Questa è un'immagine panoramica del laghetto, è un lago di circa 10 ettari di estensione, una profondità di una decina di metri. È stato esplorato in una delle spedizioni dove ha partecipato De Marchi, c'erano anche dei sommozzatori dell'Eritrean Diving Center, dei sommozzatori militari, che hanno perlustrato il lago fino in fondo, arrivando ad una profondità di circa 10 metri. La cosa interessante è che nel loro report dicono che i pesci d'anachiglia non si spingono al di sotto dei 3 metri di profondità, rimangono quindi molto superficiali e vicine alle rive, dove evidentemente trovano anche da mangiare. Ecco, questa è l'immagine in natura di Danachiglia di Nicolai. Le immagini che giravano fino a questo momento, al momento in cui siamo stati a visitare il lago nuovamente, io ho fatto le mie raccolte, sono immagini fatte di animali fatte in acquarietti, diciamo da campo, in modo da ritrarre l'animale. Quindi gli animali in realtà perdono molto i colori, non sono come quando li osservi in natura. E qui abbiamo un filmato subacqueo della stessa specie. Il maschio che difende anche in questo caso un pozzetto dalle intrusioni degli altri individui. Sono sempre molto aggressivi e questo maschio in particolare ha una gibbosità frontale veramente spettacolare. Questa gibbosità non è chiaro a che cosa serva, ma è sicuramente qualcosa che ha a che fare con la selezione sessuale da parte delle femmine, perché sono le femmine che scelgono il maschio in questo caso. Non viceversa, cioè sono le femmine che decidono di entrare nel territorio del maschio mostrandosi sottomesse tramite l'atteggiamento e tramite particolari colorazioni. Qui invece siamo in Etiopia, perché mi mancava per fare diciamo la raccolta completa delle danachiglie e degli Aphanius della depressione d'Ankala di visitare l'area intorno al lago Afrera. Ci sono stato nel dicembre, tra dicembre e gennaio, tra 2015 e 2016.
Questa è un'immagine del lago, come poteva apparire prima che intervenisse uno scempio ambientale che poi vi farò vedere, quindi con vegetazione formata da piante grasse, tamerici, palme dum e altre piante tolleranti all'estrema salinità. Questa è un'immagine satellitare del lago con l'area in rosso, è l'area che noi abbiamo perlustrato durante la nostra presenza sul lago. Non siamo rimasti molti giorni sul lago perché ci vogliono uno o due giorni circa per arrivare al lago. E poi alla fine, insomma, siamo riusciti a rimanerci soltanto veramente pochi giorni. Quindi non è facile muoversi, insomma, in queste zone. Questa è una delle pozze di cui abbiamo campionato da Marchiglia Franchetti. Come vedete, la pozza è separata da pochi metri di terra dal lago che si vede sullo sfondo. E questa è la situazione all'interno della pozza. Quindi una densità di individui veramente enorme. Quindi questo, diciamo, da un certo punto di vista, per un acquariofilo è anche un vantaggio perché permette di allevare molti pesci in spazi relativamente piccoli. Gli animali sono fondamentalmente erbivori, si nutrono di ficee o piccoli organismi acquatici, non meglio identificati, perché purtroppo non siamo riusciti a fare un campionamento della microfauna delle pozze. Questa invece è un'altra popolazione vitale che abbiamo trovato, anche in questo caso Danachilia franchetti si associa al Fagnus. Questa è una sorgente che porta l'acqua al naso. E questa è Danachilia franchetti, per la prima volta ritratta in tutta la sua bellezza, dopo più di 80 anni dalla sua scoperta. E questo è un filmato che ve la mostra in attività. Ecco il maschio. Ogni tanto passa anche qualche Afanius. Eccone uno. Il maschio di Afanius. Di nuovo il maschio territoriale. E adesso invece un maschio non territoriale, con una colorazione spenta. Ecco, la cosa curiosa è che non sono riuscito a vedere un solo nido di Danachilia franchetti. E quindi ho come l'impressione che ci sia anche una differenza di comportamento tra le Danachilia del lago Afrera, Danachilia franchetti, e le Danachilia di Nicolai e le Danachilia che vivono nei fiumi, che scavano invece dei pozzetti dove le femmine depongono le uova e il maschio le fertilizza. Questi invece sono i pescati all'interno delle sorgenti e del lago per quanto riguarda gli Afanius. Nel lago Afrera, che come vi ripeto ha una salinità di 130 grammi per litro, quindi è ipersalino, vive soltanto l'Afanius stiastnie, che è una specie dedicata a Melanie Stiastni, da un etiologo etiope che ha lavorato con lei durante il dottorato di ricerca a Bebe Ghetahun. Mi avevo contattato anche perché speravo che potesse venire con noi al lago, ma purtroppo non poteva per motivi di lavoro. E comunque, come vedete, sono degli Afanius di dimensioni notevoli. Questo non è nemmeno uno dei più grandi, arriva circa sui 7 cm di lunghezza standard, e però pare che arrivino anche sui 10-12 cm di lunghezza. Quindi un Afanius veramente gigantesco, che si differenzia dagli Afanius che vivono nelle sorgenti anche per la caratteristica di avere dei denti unicuspidi e non tricuspidi come gli altri Afanius. Quindi è probabile che questa sia una specie che si ciba più di alimenti di origine animale piuttosto che di alimenti di origine vegetale come gli Afanius che vivono nelle sorgenti.
quello in alto è sempre il solito Afanius modello di ISPAR che si trova all'interno delle sorgenti. Qui abbiamo a confronto le tre, chiamiamole morfospecie di Danachilia. La Danachilia franchetti, la A, quindi alla nostra sinistra, in centro la Danachilia di Nicolai e a destra la Danachilia, una Danachilia del fiume Sciuccarai che rappresenta le tre Danachilia presenti nei fiumi campionati. Questi sono i siti di campionamento, il lago Abaided, il fiume Sciuccarai, il fiume Zariga, il fiume Gallicolluli e i tre luoghi di campionamento sulla costa sud-occidentale del lago Afrera, che ho chiamato nella mia ricerca Afrera 1, Afrera 2 e Afrera 3. E questa è la situazione che è emersa dallo studio genetico. È stata fatta la genetica mitocondriale, quindi utilizzando il cosiddetto barcoding, quindi una tecnica che permette di discriminare tra specie, ed è stato utilizzato anche un particolare marcatore, citocromo B, che serve anche per fare, diciamo, degli studi legati alla cosiddetta filogeografia, cioè praticamente lo studio delle specie in relazione alla storia evolutiva del territorio, della geografia praticamente. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che non esistono praticamente differenze a livello di barcoding, cioè se io prendo la Danachilia franchetti e la confronto con la Danachilia di Nicolai, il barcoding non mi restituisce nulla, mi dice che sono tutte e due la stessa specie. In realtà sappiamo bene che non sono entrambe la stessa specie, ci sono delle differenze morfologiche e anatomiche abbastanza importanti. Ma il problema è che si tratta di animali che si sono differenziati relativamente poco tempo fa. E per il barcoding, perché ci sia, diciamo, mutazione nei geni mitocondriali, occorrono almeno un paio di milioni di anni, tempo che questi animali non hanno mai avuto a disposizione. Quindi è probabile che in un futuro, molto lontano peraltro, questi animali si differenzieranno diventando delle specie vere. Però la cosa interessante è che si è potuto discriminare tra due raggruppamenti, un raggruppamento a sud della depressione d'Ankara e un raggruppamento a nord, composto da Danachilia di Nicolai più le tre Danachilia raccolte nei fiumi. A sud il raggruppamento è formato dalle Danachilia raccolte nelle due pozze di raccolta, nelle due sorgenti di raccolta. È interessante questa cosa perché a questa differenza genetica corrisponde anche una differenza morfologica che è emersa da uno studio successivo basato su tecniche di studio che prendono in considerazione in cui sono state prese in considerazione la forma del corpo e la forma della mascella faringea inferiore, che è un osso particolarmente importante nei ciclidi perché è un osso molto plastico che permette che si evolve in maniera abbastanza rapida a seconda del tipo di alimentazione dell'animale. È usato molto frequentemente come metro per studiare appunto la differenza tra specie. Andando invece a vedere gli Afanius, la situazione invece è un pochino più interessante, nel senso che abbiamo trovato, confrontando gli Afanius dispar, tra virgolette, del Mar Rosso, in particolare della penisola del Sinai, perché vi spiego, quando Rüppel ha fatto la descrizione della specie nel 1829, ha detto si trovano lungo le coste del Mar Rosso. Per esempio, anche in una località, ha indicato la località, sulla penisola del Sinai, dove lui probabilmente era sbarcato durante il suo viaggio verso il sud del Mar Rosso. Quindi cosa ho fatto? Ho preso contatto con Marco Benedet, che è un veterinario che lavorava sulla penisola del Sinai,
e un appassionato anche di pesci, che si è offerto di andare a raccogliere alcuni campioni di questi Aphanius della penisola del Sinai. Quindi con in mano questi animali che lui mi ha spedito, sotto alcol naturalmente, sono riuscito a fare il confronto genetico tra gli Aphanius dispar buoni, diciamo così, e quelli presenti nella depressione d'Antra. È venuto fuori questo quadretto. Intanto l'Aphanius piastnie del lago Afrera si è confermato essere una specie buona. Così pure l'Aphanius dispar del lago Abaeded. E gli Aphanius raccolti nei fiumi Zariga e Gallicolui, più gli Aphanius raccolti nelle sorgenti che confluiscono nel lago Afrera, formano una specie a parte. Interessante poi questo Aphanius del fiume Shukorai, che in uno studio recente condotto da Teimori, un iraniano, si è dimostrato essere affine a geneticamente ad un Aphanius presente a Djibouti. Quindi questo potrebbe essere effettivamente l'Aphanius che vive nel Mar Rosso, lungo le coste del Mar Rosso meridionale. Ma com'è finita la depressione d'Ankara? E qui andiamo a speculare. Allora, nel corso della mia ricerca mi sono letto veramente una quantità enorme di articoli scientifici. Ho letto di tutto. Non mi ero mai interessato di geologia, mi sono letto un sacco di roba di geologia. E devo dire che in questo caso è importante farlo, perché ti permette di arrivare anche a delle idee che poi possono rivelarsi anche abbastanza azzeccate. Tra i vari articoli che ho letto ci sono stati anche una serie di articoli scritti da una francese che studiava, una paleontologa che studiava le diatomee. Le diatomee sapete che sono degli organismi unicellulari, delle alghe, che vivono nelle acque dei laghi, dei fiumi, anche in mare. Ecco, sono tipicamente delle specie che vivono o come incrostanti o natanti, diciamo, nel plancton, nel fitoplancton. Ecco, la francese aveva trovato dei depositi fossili, di diatomee fossili, a circa 40-50 metri di altitudine rispetto alla superficie del lago attuale. E si trattava di diatomee tipiche della componente natante, planctonica, della flora a diatomee delle acque interne. Così di cosa ha detto? Ma probabilmente il lago Afrera era molto più grande di quanto non sia ora, e quindi il livello del lago Afrera 7.000-8.000 anni fa arrivava a circa 40 metri più in alto rispetto ad oggi. Questa cosa mi ha messo una pulce nelle orecchie, perché ho detto, ma possibile che fosse così soltanto nell'area del lago Afrera? Proviamo ad ampliare l'indagine applicando questo livello di 40 metri, stando quindi, diciamo, bassi a tutta la superficie della depressione d'Ankara. E questo è stato reso possibile grazie all'utilizzo di programmi GIS che ti permettono di lavorare, diciamo, se sai usarli ovviamente, in maniera molto, molto rapida ed efficace sulle immagini, diciamo, sulle mappe topografiche, sulle immagini satellitari. Grazie all'aiuto di un collega dell'Università di Pavia ho estrapolato questo dato dei 40 metri da tutta la superficie della depressione d'Ankara, ottenendo praticamente un lago di 6.000 km quadrati distribuito su tutta la depressione d'Ankara. E questo mi ha permesso di spiegare la presenza dei pesci, delle danachiglia, a sud e a nord della depressione d'Ankara. Il lago, praticamente, qui nel riquadro vedete il lago Abaeded, il laghettino che si trova più o meno in questa posizione. E vi ricordate che vi ho detto che uno dei due, diciamo, delle due parti della caldera era crollata in seguito ad un evento sismico? Bene, questo ha reso possibile la penetrazione delle acque del Paleolago anche all'interno della caldera del lago Abaeded, portando quindi i pesci anche in quest'area. Con il ritirarsi delle acque, probabilmente ci hanno messo anche molto poco tempo,
Il lago Baidede è rimasto colonizzato dai pesci, sia dalla Danachiglia che dagli Aphanus. Ma com'è arrivata tutta quest'acqua, vi chiederete? Allora, circa 20.000 anni fa, la maggior parte dell'acqua presente sulla superficie terrestre era tutta concentrata nelle calotte glaciali. Stiamo parlando di quello che viene definito ultimo massimo glaciale. Praticamente quasi tutta l'acqua disponibile era congelata nelle calotte glaciali, al punto che non pioveva, il clima era molto più arido, il livello dei mari era sceso di 120 metri e questo dato corrisponde al momento in cui la depressione d'Ankara si è prosciugata, non è più stata, diciamo, colonizzata dal mare. Quando poi è iniziata la fase di fusione delle calotte glaciali, l'acqua è confluita all'interno, diciamo, nella falda freatica e nell'arco di qualche migliaio di anni è arrivata anche alla depressione d'Ankara, con un enorme quantitativo di acqua dolce che ha riempito nel giro di pochissimo tempo l'intera depressione d'Ankara. Pensate che questa è una cosa che ha interessato non soltanto la depressione d'Ankara, ma un po' tutta l'Africa. C'erano laghi nel Sahara, c'era il lago Assale, che è un lago che si trova attualmente in Djibouti, era più alto di 300 metri rispetto al livello attuale. E i laghi che sono presenti nella Rift Valley in Etiopia pure erano collegati tra di loro perché il livello era cresciuto moltissimo. Questo è quello che è successo nel lago Baidede. Questa è un'immagine satellitare dove io ho tracciato su Google Earth, ho tracciato un percorso rettilineo dal punto più alto della caldera fino a raggiungere il punto opposto più alto utilizzato per stare tranquillo nella parte di duna che vi ho fatto vedere prima. Ebbene, la situazione era questa. Praticamente noi abbiamo in questo spaccato, questa sezione che vediamo qui sotto, vediamo la rimanenza della caldera che qui è rappresentata, arriva all'incirca a oltre 100 metri di altitudine rispetto al livello del mare. Questo è il livello attuale del lago e questo è il livello del paleolago di 40 metri più alto rispetto all'attuale. Questo è il punto della duna dove il lago ha potuto entrare nel cratere. Per quanto riguarda gli Aphanus interviene un'altra spiegazione legata alla presenza di oasi costiere lungo tutta la costa, sia della depressione d'Ankara quando era un braccio di mare, sia del Mar Rosso. Allora, questa disponibilità di acqua dolce proveniente dalla falda freatica ha fatto sì che anche nei momenti più aridi esistesse sempre dell'acqua in forma di quelle che un autore ha chiamato oasi costiere. Queste oasi costiere sono state cruciali per la sopravvivenza della vegetazione, per la sopravvivenza di molte forme animali terrestri, dagli insetti ai mammiferi, per arrivare poi naturalmente ai pesci, in particolare gli Aphanus, che erano probabilmente già presenti lungo le coste del paleomare della depressione d'Ankara, e che hanno continuato a sopravvivere in queste oasi costiere, dove però non erano più in contatto tra di loro, ma hanno iniziato a differenziarsi, ecco il perché della presenza di così tante specie all'interno della depressione d'Ankara. Per il fiume Shukorai il discorso è un po' diverso. Qui andiamo, la separazione è probabilmente molto più recente, perché il fiume Shukorai, che qui vedete rappresentato in rosso, segue questo corso che io ora vi sto indicando con la freccia. In quest'area c'è stato un evento che in gergo idrologico si chiama biforcazione. Praticamente una frana, una piena improvvisa, ha bloccato il corso originario del fiume che probabilmente confluiva lungo questa valle fino al mare
e ha segregato questa popolazione di Afagnus che erano tipici, diciamo, della costa, come quello di Djibouti, all'interno della depressione d'Ankara, senza più alcun collegamento con la costa. Ecco spiegato il motivo per cui l'Afagnus dello Shukorai è, dal punto di vista genetico, identico all'Afagnus di Djibouti. Parlando di conservazione, come vi ho accennato, anche se questi sono ambienti, diciamo, molto estremi, così difficili, inospitali, in realtà hanno delle ricchezze minerarie importanti. La ricchezza mineraria più importante di quest'area è rappresentata dalla potassa. La potassa è un minerale che viene escavato un po' in tutto il mondo, in alcuni giacimenti diffusi un po' in tutto il mondo, e che viene utilizzato come fertilizzante agricolo soprattutto. Ci sono dei forti interessi a raccogliere la potassa, tant'è vero che si è creata una joint venture tra l'Eritrea, tra il governo eritreo e una impresa mineraria australiana, credo, per scavare la potassa nella depressione d'Ankara dell'Eritrea, che pare sia particolarmente superficiale, quindi molto conveniente da estrarre. Il problema è che la lavorazione della potassa richiede grandissime quantità d'acqua, e da dove arriva l'acqua? Arriva dai fiumi. Quindi si creeranno intanto dei vasti depositi di materiale, come questi per esempio, o questi, delle vasche di processamento, dei depositi di materiale di scarto, e verranno costruite strade asfaltate. Ci sarà un intenso traffico di camion che andranno avanti e indietro. Lungo la costa verrà costruito probabilmente un porto che possa accogliere navi cisterna per il trasporto della potassa, che verrà poi non lavorata in Eritrea, ma verrà lavorata in Australia. Quindi questo è sicuramente una pietra, vuol dire una spada di Damocle sulla testa delle Danakilia e degli Afagnus che vivono in questa zona, nonché in tutti gli animali che abbiamo visto rappresentati nelle fotografie nella prima parte della presentazione. Il lago Afrera si presenta in questo modo. Ora, la costa del lago Afrera è una distesa, almeno per la parte sud e occidentale, è una distesa di saline. Questo perché dopo il 1900, la guerra del 98-2000, l'accesso al mare dell'Etiopia non era più possibile. L'Eritrea, che era il maggiore fornitore di sale per l'Etiopia, l'Etiopia ha circa 80 milioni di abitanti, credo, l'Eritrea ne ha 3 milioni, 4 milioni di abitanti, non arrivava più sale, quindi da dove poteva arrivare il sale se non dal lago Afrera? Quindi dal 2000 ad oggi, se uno va su Google Earth e fa una ricerca storica nella zona del lago Afrera, vede proprio pian piano allargarsi il numero di saline che vanno ad occupare il territorio costiero del lago. Questo ha fatto sì che molte delle sorgenti dove probabilmente vivevano Danakilia siano state coperte dalle saline e le popolazioni ivi contenute siano scomparse. Questa è la situazione al suolo, vedete, non c'è più traccia di sorgenti, non c'è più traccia di vegetazione. È un deserto praticamente. A questo si aggiunge la presenza di un numero enorme di persone che lavorano nelle saline in condizioni, direi, quasi bestiali. Pensate che non possono entrare a piedi nudi nel sale, ma non hanno nemmeno le scarpe da indossare, quindi entrano nelle saline indossando dei calzettoni da ginnastica, di quelli tipo tubolare, per evitare di ferirsi con il sale, di macerarsi i piedi col sale. Ovviamente questa enorme quantità di persone produce un'enorme quantità di rifiuti, in gran parte plastica, ha bisogno di scaricarsi, quindi creano delle latrine scavate nel terreno che man mano che si riempiono vengono coperte. Queste latrine finiscono poi per andare ad inquinare anche la falda freatica. Insomma, un vero e proprio disastro, senza contare appunto anche i problemi sociali che esistono in questo tipo di agglomerati, come dire, sorti dal nulla e abitati da gente disperata. Arrivano
sfruttatori, arrivano prostitute, arriva l'alcolismo, insomma esistono tutta una serie di problematiche che prima non esistevano, perché gli Afar sono musulmani, non bevono, alcolici, sono persone molto rispettose anche delle figure femminili, eccetera. Quindi diciamo, sta cambiando anche dal punto di vista sociale l'ambiente. Quindi cosa ci rimane da fare? Forse la soluzione è quella dell'allevamento in cattività. Non è la soluzione probabilmente ottimale, perché ovviamente lavorando su pochi individui presi da pochi ambienti, alla fine non si ha una grandissima variabilità genetica. Per esempio gli Afanius dello Shukorai, che sono allevati allo zoo di Vienna, provengono da una coppia soltanto, quindi tutti gli Afanius hanno lo stesso corredo genetico praticamente. Quindi in realtà si impoverisce molto dal punto di vista biologico diciamo, l'animale allevato in cattività, a meno che appunto non sia continuamente rinsanguato e venga fatta, diciamo, con un criterio scientifico la selezione del ceppo di partenza. Questi sono invece i dati sull'allevamento di questi animali. L'allevamento è abbastanza semplice, devo dire. Stanno meglio in acquari grandi, ma in realtà io li sto allevando in acquari veramente piccoli, ma non hanno assolutamente problemi, anche perché la loro aggressività è molto ritualizzata e quindi non ho mai assistito a pesci che siano stati danneggiati dai maschi quando sono, diciamo, fortemente territoriali. L'unico problema è che quando diventano territoriali magari il resto dei pesci rimane un po' isolato in un angolino e questi attaccano tutti quelli che si avvicinano o sono avvicinati. Nel momento in cui però si tratta di mangiare, si dimenticano tutti del territorialismo e tutti mangiano, quindi non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. L'acqua può avere una temperatura intorno ai 30 gradi, ma i pesci possono tranquillamente stare anche a temperature inferiori. La salinità è un fattore relativamente importante, perché sono pesci molto adattabili. Qui potete vedere in questa colonna i livelli di salinità misurati. Per le danachiglie, ad esempio, abbiamo trovato nello Shukorai, abbiamo trovato una salinità di 9 grammi per litro, nella Gobaidè di 20 grammi per litro, nel fiume Sariga di 13 grammi per litro, nei Gallicolluli di meno di 4 grammi per litro e via dicendo. Quindi io li sto allevando mettendo del comune sale da cucina privo di iodio, che costa meno rispetto al sale marino che si compra nei negozi di acquaristica, e loro stanno benissimo. Metto circa 3-4 grammi di sale per litro di acqua e non ho mai sentito la necessità di aggiungere nient'altro. Per fortuna l'acqua che esce dai nostri rubinetti ha già le condizioni di pH e di durezza simili a quelle che si trovano negli ambienti in cui vivono questi pesci, quindi direi che stanno molto bene. La cosa che qui vedete oscillare un pochino è l'ossigeno disciolto. Allora, per mia esperienza, io consiglio di tenere una buona ossigenazione negli acquari, perché ho visto, insomma, che una buona ossigenazione li rende molto più vispi, più vivaci, eccetera. Sono pesci frenetici, ovviamente, come tutti i cicli, quasi tutti i cicli, ma una maggiore ossigenazione sicuramente li fa star meglio. Qui, come potete vedere, in un breve filmato che ho fatto pochi mesi dopo aver fatto la raccolta dei pesci, che già in abito ancora giovanile, avete visto la femmina ancora la macchia sulla pinna come le tilapia, caratteristica dei giovani. Anche questo maschio mostra ancora dei segni della macchia ocellare sulla pinna dorsale. Iniziano già a corteggiarsi e a cercare di riprodursi. In questo filmato, un po' più bruttino dal punto di vista della qualità, vedete un maschio della popolazione di Sariga, in pieno splendore della sua gibbosità frontale, che corteggia
le femmine che entrano nel suo territorio. Quindi non ci sono assolutamente difficoltà nell'allevamento. E qui permettetemi di fare un po' di pubblicità ad un lavoro che abbiamo fatto io e Livio Leoni l'anno scorso. Abbiamo pubblicato per la rivista Natura della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano una monografia dedicata ai cicli del deserto. Abbiamo fatto una ricerca individuando circa una trentina di specie di ciclidi che vivono in ambienti desertici o subdesertici del mondo. Abbiamo scritto un'introduzione che diciamo spiegava un po' cosa sono i ciclidi, che origine hanno avuto, insomma un'introduzione abbastanza corposa su queste cose. In particolare ci siamo concentrati sugli ambienti di deserto, quindi abbiamo spiegato che cos'è un deserto, come vivono i pesci del deserto, che bisogni hanno i pesci del deserto, eccetera, eccetera, caratteristiche che hanno, quali sono i fattori limitanti per la vita nel deserto, e poi ci siamo lanciati nella descrizione di queste 26, se non ricordo male, specie di ciclidi in due sottofamiglie, i pseudocrani labrini dell'Africa e del Medio Oriente, e alcune specie, un paio di specie anche di ciclini della Sud America, in particolare del centro Nord America, dove pur essendo presenti dei deserti, in realtà i ciclidi sono diffusi soltanto, da quello che siamo riusciti a trovare noi, soltanto in queste regioni al confine tra il Messico e il Texas. La Società di Scienze Naturali ha un sito internet, www.scienzenaturali.org. Potete fare una visita, se vi interessa la pubblicazione la potete acquistare su eBay. Abbiamo un negozio eBay per la vendita delle pubblicazioni, ma la cosa che più mi farebbe piacere è riuscire a coinvolgervi in questa associazione, perché l'associazione, come ha detto prima Andrea, è un'associazione nata nel 1856, una delle prime associazioni naturalistiche italiane. Addirittura quando è nata in Lombardia neanche c'erano gli italiani, c'erano gli austriaci. Quindi è un'associazione nata sotto l'egida dell'imperatore Francesco Giuseppe e la sua attività sta continuando ancora adesso. Quindi io concludo, direte finalmente, ringraziando persone ed enti che mi hanno aiutato nel corso di questa ricerca. L'American Museum of Natural History, in particolare Melanie Stiassny, che mi ha approvvigionato di fondi per una spedizione e mi ha accolto per un mese a New York a studiare la genetica di questi pesci. L'Associazione Italiana Ciclidofili, che mi ha sostenuto anche economicamente durante la mia ricerca. Il negozio, chiamarlo negozio è un po' riduttivo, comunque il venditore di ciclidi, Gianni Ghezzi, con il suo negozio Le Onde, che mi ha sponsorizzato i materiali per anni, entusiasmandosi all'idea di questa ricerca. È un negozio bellissimo, se vi capita di andare dalle parti di Offanengo vicino a Crema, andate a visitarlo, comunque vendono anche online e ha sempre della roba bellissima. Naturalmente ringrazio il Comune di Milano e il Museo di Storia Naturale di Milano che mi hanno permesso di fare il dottorato di ricerca e la mia alma mater, l'Università di Pavia, che mi ha accolto sia quando ero un ragazzino di 19 anni che alla tenera età di 54 anni quando ho deciso di fare un dottorato di ricerca. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille Giorgio, una presentazione che a me ha appassionato tantissimo. Io ti ringrazio di quello che ci hai mostrato. Invito tutti quanti a palesarsi in modo tale da poter anche interagire. Io ho già diverse domande che vorrei farti, se mi permetti. Posso iniziare io il fuoco delle domande, perché ne ho... Vai Andrea. Allora, prima di fare una domanda volevo fare una osservazione, perché abbiamo parlato della regione della Far. La regione della Far è una regione che è importante anche per la storia dell'uomo, perché da quella zona viene il ritrovamento dell'Australopithecus afarensis, appunto.
certo. La famosa Lucy, quindi è un luogo importante per non solo naturalisticamente parlando, ma anche per la storia dell'umanità. E altra cosa che volevo far presente è che a me piace anche trovare dei collegamenti tra aspetti che possono sembrare distanti, tra ambiti che possono sembrare distanti. E quando ci parlavi prima della scoperta, insomma, della presenza di questo grande lago a seguito di quelle diatomee che avevi, diatomiti o diatomee che avevi trovato? Diatomee, quindi delle alghe unicellulari silicee che erano tipiche della, sono tipiche anche degli ambienti di acqua dolce. Quello, se non ricordo male, dalla slide attorno a 7.000 e poco più anni fa o prima di Cristo? No, se parliamo di anni fa. Anni fa. Presente, sì. Quindi allora questo suffraga ancora di più quello che era un'osservazione che stavo facendo, perché stiamo parlando quindi all'incirca del 5.000 avanti Cristo. Quindi era un momento in cui c'era una grande disponibilità d'acqua in Nord Africa. E piano piano c'è stata una rarefazione dell'acqua, una sottrazione dell'acqua, e questa cosa ha portato contemporaneamente all'incirca 5.000 anni fa alla concentrazione di popolazioni lungo quella che era la fonte di acqua potabile approvvigionabile in quell'area, che era il Nilo. E quindi questo fenomeno anche ha portato allo sviluppo di una civiltà. Quindi questa cosa è stata una cosa abbastanza importante. Fatte queste piccole considerazioni, perché appunto le migrazioni dell'uomo nell'area del Nilo hanno portato allo sviluppo di una forse della prima grande civiltà umana, io, ritornando in ambito più acquariofilo, avrei una domanda. Allora, innanzitutto, ma avevi osservato che nella verifica, insomma, nello studio del lago con i sommozzatori, in quella spedizione che era stata fatta prima della tua esperienza di esplorazione, non si era trovato presenza di anachiglia al di sotto dei 3-4 metri, giusto? Sì, esatto. Ma potrebbe essere legato al fatto che l'ossigeno disciolto in quelle condizioni può essere talmente basso, quindi magari arrivare al di sotto dei 3 mg litro, 2 mg litro che impediscono... Potrebbe essere, perché comunque il lago è piuttosto piccolo, è incassato tra, appunto, tra le pareti di roccia basaltica e la duna. C'è da dire una cosa, che lì il vento è sempre presente, quindi probabilmente un po' di rimescolamento c'è, ma probabilmente non è sufficiente per arrivare a quelle profondità. Quindi non è escluso che quello che tu hai osservato possa essere la ragione per cui le anachiglie non scendono i pesci comunque non scendono al di sotto di una certa profondità, quindi preferendo stare, però la ragione forse più immediata è che al di sotto di una certa, allora la riva delle, come dire, le sponde del lago scendono molto repentinamente. E quindi al di sotto di una certa profondità fai probabilmente fatica anche a trovare alghe, trovare insomma materiale diciamo commestibile, e ne trovi in abbondanza negli strati più superficiali probabilmente, quindi anche il posto dove trovano più da mangiare possono scavare, ecco, tra altre cose tendono a riprodursi nell'acqua meno profonda. Quindi anche quelle immagini, quel filmato che avete visto della anachiglia dello Shukorai presa un po' dall'alto, ecco, la profondità dell'acqua in quel punto era intorno ai 50 centimetri, quindi veramente si riproducono in acqua molto bassa. Le anachiglie di Nicolai le ho trovate anche in 30 centimetri d'acqua, quindi non so per quale motivo preferiscono stare vicino alla riva per riprodursi. Forse anche per... non lo so, perché ci sono meno correnti, non lo so, che possono magari disturbare la deposizione delle uova, non lo so, sono tutte ipotesi, non saprei dare una spiegazione diversa. Un'altra domanda che ti volevo porre riguardava la distribuzione maschi-femmine. Che proporzioni hai osservato in natura? Non è così facile rispondere alla domanda, perché
perché i maschi giovani e le femmine sono praticamente identici, devi proprio andare a guardare i genitali, e non è facilissimo riuscire a farlo quando i pesci ti sprecciano a quella velocità davanti, quindi sono delle differenze molto sottili, specialmente poi se gli animali non sono in condizione riproduttiva, quando si sviluppa, diciamo, nei maschi l'organo copulatore rimane un pochino, la papilla, diciamo, genitale rimane più evidente, non riesce a distinguere facilmente maschi e femmine, devi proprio prenderli in mano e guardarli con una lente, diciamo, per capire che cosa sono. Quindi questa cosa non è stato possibile farla. Pensavo infatti in origine che la maggior parte dei pesci che si vedevano circolare fossero delle femmine. In realtà c'erano sia femmine che maschi giovani o maschi non riproduttivi. Qualcuno ha qualche altra domanda? Perché altrimenti vado io. No, posso dire una cosa, Andrea? Allora, io prima mi sono, credo, autosegato toccando qualcosa per fare parlare qualcuno. Allora, io volevo dire una cosa che era roba che mi ero preparato, perché tempo fa avevo letto che ognuno ha un deserto da affrontare. Noi come uomini abbiamo affrontato ultimamente il lockdown, tutto questo. Giorgio mi faceva sorridere l'idea che ognuno ha un deserto, una propria ricerca dei pesci da affrontare, lui unito le due cose, perché il suo deserto è la Dancaglia insieme ai pesci della Dancaglia. E questa cosa mi faceva davvero un po' sorridere. Io allevo le danachiglie da qualche anno anch'io, perché me le ha date Giorgio, se volete, il galeo del Sariga, e devo dire che c'è bisogno di gente che le allevi, perché avere dei pesci in acquario che hanno una poca diffusione, poi c'è sempre qualche rischio che vadano persi. Infatti ci ritroviamo spesso con pesci che, diciamo, li compro, li prendo, li riproduco, magari li do anche a due o tre persone, e dopodiché, dopo qualche anno, ma tu ce li hai? No, non li ho, perché noi siamo acquariofili in genere anche volubili, cioè che nel tempo cambiano idea, cambiano pesci, fanno cose. Però certe specie vale la pena, secondo me, allevarle. Per esempio, io le ho allevate con 3 grammi litro, poi ho tolto il sale e ho avuto lo stesso riproduzione e altre cose, mentre invece abbassa la temperatura, c'è più problematico, perché diventano letargici. Magari avere tante persone, una base ampia di gente che le alleva, ti dà anche possibilità di capire un po' come funziona veramente la specie in cattività, in ambiente controllato, diciamo. Quindi il mio è davvero, e per questo io amo sempre sentire Giorgio, perché ci parla di specie che sono i limiti, proprio in ogni caso qua, anche nella coriofilia, assolutamente. Ho finito, mi sono chiuso Pippotto. Non era una domanda, allora. No, era un grazie, Giorgio, era un grazie. Qualcun altro ha qualche domanda? Mi chiamo Mauro Cuzzone e volevo fare una domanda un po' che esce un po' fuori dalla parte ittiologica, per un po' di approfittare della conoscenza dell'area, come per me l'interesse storico, perché io sono anche un appassionato di storia. Volevo chiederti quante ancora c'è della presenza italiana, in particolare quanta percentuale della popolazione di Eritrea e Etiopia, immagino più dell'Eritrea, ancora parli la lingua italiana o che, insomma. Grazie. Si aspetterebbe di trovare un sacco di persone che parlano in italiano in Eritrea e in Etiopia. In Etiopia, tra l'altro, la colonizzazione è durata veramente pochissimo, è durata circa 7 anni, se non ricordo male. In Eritrea invece è durata molto più a lungo, è partita nel 1869 con l'acquisizione della baia di Assab ed è finita nel 1941 con la caduta di Kerem e la sconfitta, diciamo, dell'esercito italiano sconfitto dagli inglesi. Ma in realtà la presenza italiana in Eritrea e anche in Etiopia è continuato anche dopo, fin tanto che è stato possibile dal punto di vista politico. Il punto di svolta è stato quando il potere in Etiopia e in Eritrea, perché l'Eritrea dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventata una provincia dell'Etiopia, e questa è stata la causa, tra l'altro, della guerra di indipendenza, perché in realtà l'Etiopia avrebbe dovuto condurre l'Eritrea all'indipendenza, ma in realtà a un certo punto
Haile Selassie ha deciso di tenersela, di andare avanti così. Il punto di svolta è stato quando il regime di Haile Selassie è caduto ad opera del Derg, quindi di Mengistu, un dittatore militare di ispirazione spalleggiato dai sovietici fondamentalmente, che ha deciso a un certo punto di mandare via tutti gli ex colonizzatori, quindi sono state nazionalizzate le industrie che erano in mano agli italiani, molti sono dovuti tornare, alcuni hanno continuato a vivere in Eritrea, tant'è vero che alcuni italiani continuano a vivere in Eritrea, sono nati lì e non hanno nessuna intenzione di tornare in Italia, al punto che un amico che ama l'Eritrea ed è un appassionato di lingue ci ha fatto uno studio, credo che stia facendo addirittura un dottorato di ricerca su questo argomento, sull'italiano parlato dagli eritrei, perché in realtà è un italiano diverso, è un italiano, se tu senti parlare un vecchio italiano che ha vissuto sempre in Eritrea, ti sembra di sentire parlare una persona anziana degli anni 60 o 70, ecco. Hanno un modo di parlare molto caratteristico, molto, molto bello secondo me anche per certi aspetti, perché ha delle sonorità anche diverse, hanno un vocabolario più articolato, più raffinato, insomma è bello. Per quanto riguarda invece gli eritrei veri e propri che parlano italiano, in realtà non sono moltissimi, sono rimasti persone appunto nate più o meno della mia età, diciamo, che parlano ancora italiano perché hanno avuto modo di frequentare le scuole italiane, hanno giocato con i bambini italiani, hanno vissuto nelle case degli italiani, hanno lavorato per italiani. Eppure ci sono le nuovissime generazioni, ma quelli diciamo più fortunati, di solito figli di ministri o di generali, che possono permettersi di frequentare la scuola italiana di Asmara. Allora, quelli parlano l'italiano. Parlano l'italiano perché le lezioni nella scuola italiana di Asmara vengono tenute in italiano. In Etiopia più o meno la stessa storia, cioè qualche etiopico che parla l'italiano c'è ancora, e ci sono gli etiopici che frequentano la scuola italiana di Addis Abeba. Quindi l'italiano si parla ancora in questi paesi, non è la lingua principale. Se tu devi comunicare con un etiopico, con un eritreo, di solito usi o conosci il tigrino o l'amarico nel caso dell'Etiopia, o parli in inglese. Grazie. Io avevo una domanda invece pratica sull'allevamento. Con cosa li alimenti? Allora, adesso qui mi sgriderete tutti, ma io sto usando il mangime per i koi, il pellettato per i koi, che funziona benissimo. È a base di spirulina. E poi gli do ogni tanto, lo integro con vegetali bolliti, spinaci, zucchine, queste cose qua. Qualche volta gli ho comprato anche le alghe, quelle giapponesi, ma devo dire che non è che ci vadano particolarmente matti. Dopo un po' si stufano, secondo me. Gli piace veramente, invece il mangime per i koi gli piace molto. L'unico difetto di questo mangime è che è agglutinato probabilmente con qualche sostanza che produce una poltiglia gelatinosa che va a intasare facilmente il filtro, quindi il filtro va pulito abbastanza spesso. E poi, scusate, ma sono dei gran cagoni questi pesci, cioè, fanno veramente tantissima cacca. Quindi, diciamo, il problema della pulizia, bisogna avere dei filtri molto sovradimensionati per riuscire ad allevare. Quindi questo è un altro consiglio che mi sento di dare. La vasca, ecco, per quanto riguarda la vasca, io ritengo che la vasca migliore per questi pesci sia una vasca grande, ma
con una superficie, soprattutto con una superficie grande, quindi molto ampia. Non importa che sia tanto alta in altezza, ma che l'acqua sia distribuita su una superficie ampia. Per esempio, lo zoo di Vienna le allevano in vasche da 1000 litri, non nella parte esposta al pubblico, ma nella parte, diciamo, di allevamento. E la caratteristica di queste vasche è che sono vasche con una superficie di base molto, molto elevata. Non tanto in altezza, appunto, come dicevo, il volume, diciamo, si sviluppa soprattutto grazie all'estensione della base. Poi altri consigli, appunto, sì, il filtro deve essere assolutamente sovradimensionato rispetto alla quantità di acqua. E boh, io do da mangiare loro soltanto una volta ogni 2 giorni. E in questo ho imparato da Melanie Stiassny, che alleva così i suoi pesci al Museo di Storia Naturale di New York. E lei mi ha detto: meno gli dai da mangiare, più a lungo vivono. E probabilmente ha ragione, perché io ho visto delle danachiglia pompate, magari mangiando 3-4 volte durante la giornata, pompate, e poi tu le vedi, sì, hanno una enorme gibbosità frontale, però non sono più delle danachiglie come io me le ricordo viste nell'ambiente naturale, sono diventate dei palloni gonfi, sono diventate grasse, quindi non, secondo me non va bene. Vedo che c'è anche Giampiero Nieto, che potrebbe forse confermare la mia teoria, non sono sicuro, però magari mi dice di cose delle cazzate. Giampiero, ciao. No, devi... Ci sono. Bellissimo tutto, confermo assolutamente. In natura non esistono pesci grassi, i pesci grassi sono solo i nostri in acquario. Ecco. Quindi in natura il pesce è magro e quindi in acquario dovrebbe essere mantenuto magro. Mi piace molto l'idea del cibo per carpa koi, perché al di là di quello che si può pensare, spesso e volentieri sono cibi molto studiati, molto equilibrati e molto raffinati, diciamo, ecco, non è... E quindi concordo su tutto, soprattutto sul discorso del pesce magro, questo è veramente fondamentale. Ho appena dato da mangiare i miei pesci, quindi siamo in una fase di caos in casa. Però sì, pesce magro per eccellenza, assolutamente, solo così campano. Sono contento. Il discorso del cibo per koi è nato anche dal fatto che tutto sommato, rispetto ad altri alimenti per pesci che compri in vasetti piccoli, e questo lo trovi anche in confezioni più grandi ed è decisamente meno costoso anche quindi allevarli con questo alimento. Se posso aggiungere un dettaglio, l'unico difetto è che la confezione grande vede le prime dosi del cibo di buona qualità e se non lo consumi in tempi relativamente brevi, le ultime dosi perdono un po' di capacità. Hai ragione. Potrei congelarlo allora, potresti consigliare... Sotto vuoto. Sì, sotto vuoto. Sotto vuoto sarebbe l'ideale. Buona idea. Io avrei una domanda, se posso. Forse un paio. Ciao, sono Lorenzo. Ciao. Io ho avuto modo di leggere il volume che avete scritto insieme a Livio. Tra l'altro... Piccolo spoiler, probabilmente nel prossimo bollettino ci sarà scritta una piccola recensione poi che ho scritto rispetto a questo volume che avete prodotto. Spero positiva. Sì, no, assolutamente, ma entusiasmato molto, perché poi si trattano argomenti di cui io oggettivamente non avevo mai sentito parlare prima, no? Quindi è sicuramente molto interessante. E ci sono alcune cose, quindi sono domande che nascono un po' sia dalla lettura di quel volume sia da quello che dicevi questa sera. Una cosa che non ho capito bene è se quelle 3 specie che avete rinvenuto nei 3 fiumi diversi, quindi lo Shukurai, lo Zariga, il Calico, l'Uri, se non sbaglio, se sono 3 specie differenti tra di loro o è la stessa specie presente in 3 corsi d'acqua differenti? Questa è la domanda delle domande, ancora devo dare una risposta. Quindi è in fase di studio. Dal punto di vista morfologico ci sono delle differenze sottilissime che si possono evidenziare soltanto grazie a delle tecniche di studio che nell'insieme si chiamano morfometria geometrica. In pratica
sono delle tecniche che utilizzano dei sistemi statistici che analizzano le differenze di forma, escludendo dall'analisi la componente dimensionale. Quindi okay. È come se riportassero tutti gli animali alla stessa dimensione e valutassero soltanto la forma. Allora, sulla base di questo studio risultano delle differenze, si confermano più o meno quello che è stato trovato, come avevo detto, forse tu ti sei perso la parte sulla genetica della cosa di cui ho parlato. In pratica lo studio basato sulla morfometria geometrica conferma le differenze rilevate a livello di DNA mitocondriale. Uh-huh. E addirittura evidenzia alcune differenze all'interno delle popolazioni dei fiumi che fanno pensare che ci sia una qualche tipo di differenziazione sottile, che andrebbe indagata però a questo punto a livello genetico, a questo punto usando tutto il genoma, quindi il DNA mitocondriale e il DNA nucleare. Ed è una cosa che stiamo facendo con il Dipartimento di Teologia del Museo di Storia Naturale di New York. Ma purtroppo, come sai, New York è chiusa in questo momento, il museo è sbarrato, Melanie Stiastny credo che sia in Georgia, quindi non può lavorare su questa cosa. Okay. Io spero prima o poi di riuscire a pubblicare una soluzione definitiva alla tua domanda. Mi piacerebbe davvero poter dire sono tre specie diverse o sono un'unica specie con delle varianti magari a livello sottospecifico. Tenete presente anche che arrivare ad una descrizione di una specie in questi casi è importante, perché parlando di conservazione le leggi vengono costruite parlando di specie, non parlando di ipotetiche specie o di forme diverse, capito? Quindi se loro mi dicono, vabbè, ma chi se ne frega, noi distruggiamo i fiumi, tanto la stessa specie presente nel lago Abaedete si salva lì e chi se ne frega. No, se io riuscissi ad arrivare a descrivere la specie, a quel punto lì avrei un'arma in più da dare in mano ai legislatori per poter dire, no, un momento, fermatevi, perché qui ci sono delle specie importanti da salvaguardare. E nella mia testa già avevo pensato di chiamare la nuova Danachilia Danachilia eritree, cioè dedicandola allo stato dell'Eritrea. Questo farebbe buon gioco, perché sono molto nazionalisti e nel momento in cui vai a distruggere un pesce che si chiama come la loro nazione, potrebbero avere qualche remora, diciamo, nel farlo, ma è soltanto la mia idea, magari non è vero. E riguardo a questo, un'altra domanda che ti facevo è, dicevi appunto che l'habitat di questi pesci è a forte rischio, no? Immagino sia dovuto, anche quindi alla sopravvivenza di queste specie, sia dovuto sia al fatto che sono confinati in areali molto ristretti, sia appunto dal fatto che poi c'è una forte pressione pure da parte dell'uomo, no? Rispetto alle estrazioni di cui parlavi poc'anzi. Quindi diciamo il futuro di questi pesci è già purtroppo scritto, tu parlavi di spada di Damocle, o c'è appunto magari descrivendo le specie, portandole un po' all'attenzione, c'è una possibilità di in qualche modo recuperare? Beh, un po' un'illusione la mia, nel senso che mi auguro che succeda questo. Il problema è che quello che possiamo fare noi è cercare anche di far... Ti faccio un esempio. Quando siamo stati sul lago Afrera, siamo andati a fare questa spedizione accompagnati da un gruppo di biologi dell'Ethiopian Biodiversity Institute, che non avevano mai messo piede sul lago Afrera, eppure era gente che si occupa di pesci. No? Non sapevano dell'esistenza di queste danachiglia, ma non avevano mai viste in vita loro. Cioè, si occupano di più in realtà di pesci di interesse economico, come pesci d'acqua dolce, pur sempre, ma barbie e cose di questo genere. Quando hanno scoperto questi pesci qua, non gli sembrava possibile che ci fossero queste cose, cioè, e non gli sembrava nemmeno possibile che ci fosse uno scempio tale nell'ambiente intorno al lago. Cioè, non lo sapevano. Quindi quando noi siamo andati lì, poi ci hanno chiesto di fare un report,
e io e Giuseppe De Marchi abbiamo scritto un report per gli etiopici indicando appunto quelle che secondo noi erano i rischi per la sopravvivenza di quegli ambienti, non soltanto dei pesci, ma in generale dell'ambiente costiero del lago Afrera, e dell'opportunità di salvaguardarlo nel miglior modo possibile, per esempio incoraggiando la raccolta di sale non tanto dal lago, comunque non con quei mezzi, ma dalle regioni più a nord del lago, dove c'è un luogo che si chiama in italiano Piana del Sale, perché effettivamente è una distesa sterminata di sale in superficie che viene già scavato con metodi tradizionali dagli Afar e trasportato a dorso di cammello fin sull'altopiano, introducendo dei metodi di raccolta magari un pochino più industrializzati e mantenendo magari anche questo aspetto tra virgolette pittoresco della raccolta del sale con i metodi più tradizionali, magari si potrebbe riuscire ad evitare di dover pescare il sale dal lago Afrera. Tra le altre cose, la recente stipula della pace tra l'Etiopia e l'Eritrea lascia ben sperare che prima o poi riprenda il commercio di sale tra l'Etiopia e l'Eritrea, quindi vengano rimesse in funzione a pieno regime le saline di Massawa, che possono così fornire di sale anche l'Etiopia. Perché in effetti esistono delle aree del lago Afrera che sono ancora rimaste incontaminate, dove ci sono della parte a nord, in particolare il nord-ovest, dove si vedono, guardando le immagini satellitari, delle zone che sembrano ancora vergini, quindi con vegetazione naturale, eccetera, eccetera. E lì è probabile che si trovino ancora delle danachiglie. Chi lo sa, bisogna avere la possibilità di andarci, non è così semplice. Che sono zone molto remote, difficili da raggiungere. Imbarcazioni nel lago non ce ne sono, gli Afar non usano barche sui laghi. Ci sono degli Afar pescatori, ma vivono sulla costa. E questi qua della depressione non usano barche, nessuno ha mai pensato di portare delle barche, a parte Raimondo Franchetti che se l'ha portato delle barche pieghevoli per visitare l'isola che poi è stata chiamata in suo onore Isola Franchetti, al centro del lago Afrera. E, quindi... la speranza che questi animali sopravvivano è una speranza, nel senso che ci auguriamo tutti che, dato la delicatezza dell'ambiente, la limitatezza dell'areale di distribuzione delle specie, perché qui stiamo parlando del lago, la danachiglia di Nicolai vive in un lago di 10 ettari di superficie e basta, soltanto lì. La danachiglia del lago Afrera vive, da quello che abbiamo potuto vedere noi, soltanto in due o tre pozze, in due o tre sorgenti lungo le coste del lago Afrera. Se quelle sorgenti verranno coperte, non ci saranno più le danachiglie Franchetti. Le danachiglie dei fiumi sono minacciate da questa miniera a cielo aperto per scavare la potassa. Quindi, insomma, nonostante la difficoltà di raggiungere questi posti, eccetera, ci sono tante cose che fanno pensare che questi animali andrebbero protetti con più convinzione. Ok, grazie mille. Giorgio, ti volevo chiedere, ma se qualcuno fosse interessato a provare a sostenere numericamente queste danachiglia, come si potrebbe fare per ottenerne qualche coppia? Io ne ho svariate in acquario che sarebbero pronte per essere distribuite. Sto aspettando, tra l'altro, purtroppo c'è stata questa cosa del Covid che ha reso tutto più difficile, ma un collega è un italiano, un siciliano che lavora all'università, in un'università inglese, se non mi ricordo, perché ha cambiato vari posti, è partito dall'Australia, è andato in Francia, poi adesso in Inghilterra, dove per fortuna ha avuto un posto fisso come ricercatore, sta cercando di mettere in piedi un allevamento di danachiglia per condurre una serie di esperimenti. Quindi sto
sto cercando anche di allevarle per a questo scopo, insomma, quindi perché abbiamo in mente delle cose da fare insieme e vorremmo appunto avere un po' di danachiglia da utilizzare per questi esperimenti di allevamento. E, però naturalmente le danachiglie si riproducono abbastanza facilmente, quindi io sono contento se qualcuno ha voglia di prendersene un po' da allevare, ovviamente. E credo anche Livio ne abbia un po' da distribuire. Beh, io mi se sono sopravvissute al lockdown, sì, perché sono rimaste chiuse in ufficio della scuola, ma io punto sempre sulle loro capacità. Lo stanno mangiando, sì. Allora? Ma sì, sì, sono passato l'altro giorno fortunatamente da mangiare. Ah, ok. Che specie di danachiglia sono quelle che hai? Allora, quelle che abbiamo allevato noi, io sto allevando danachiglie del fiume Sciucorai e del fiume Zariga. Livio ha danachiglia dello Zariga. E, diciamo, a livello mondiale sono diffuse le danachiglie, soprattutto le danachiglie del fiume Sciucorai. Poi io sono riuscito a dar via un po' di danachiglia dello Zariga a dei norvegesi che me le hanno chieste. Addirittura mi hanno mandato il figlio in Italia in vacanza per prendere le danachiglie. E vabbè. Quindi diciamo, però, ecco, il Gallicolluli è in allevamento dello zoo di Vienna, mentre nessuno sta allevando la danachiglia di Nicolai, perché io purtroppo non sono riuscito a riportarle vive in Italia. E la danachiglia Franchetti è impossibile raccoglierla, perché quando sono andato lì mi hanno detto, ok, tu puoi fare dei fin clip, cioè praticamente tagliare dei pezzettini di pinna per fare le analisi genetiche, ma non puoi raccogliere gli esemplari vivi o comunque sacrificare degli esemplari per la tua collezione, diciamo, per i tuoi studi. Perché ci sono delle leggi severissime, quella dell'Etiopia aderisce al protocollo di Nagoya, si chiama, che è un protocollo internazionale che salvaguarda la proprietà della biodiversità. In pratica, i paesi che detengono una determinata unicità dal punto di vista della biodiversità considerano questo, diciamo, organismo come patrimonio esclusivo del paese. Quindi, per poterlo esportare, tu devi avere dei permessi particolari oppure addirittura non te lo fanno esportare. Io ho ottenuto il permesso di raccolta soltanto dei fin clip, ma non ho potuto prendere le danachiglie. E ce n'erano centinaia nelle pozze, voglio dire, non sarebbe successo nulla se ne avessi presa qualcuna da portare via. Però non me l'hanno consentito. E gli avevo detto anche, ma perché non provate ad allevarle voi in cattività? E mi hanno detto che anche loro hanno lo stesso problema che c'è in Etiopia, che ogni tanto l'energia elettrica viene tolta, e quindi gli acquari non si può garantire, diciamo, il funzionamento di un acquario con costanza. Come hai fatto a portarli in Italia? Come ti sei organizzato? Allora, io ho usato dei briefing bags, si chiamano. Sono dei sacchetti che vendono negli Stati Uniti, che praticamente fanno uscire l'anidride carbonica e fanno entrare ossigeno. In pratica devi togliere completamente l'aria dal sacchetto, li devi chiudere ermeticamente, e i pesci contenuti nei briefing bags sopravvivono per moltissimo tempo all'interno di questi sacchetti senza soffrire. Sì, bisogna stare attenti come li disponi, perché se tu li metti tutti sopra uno l'altro, come siamo abituati noi, fai soffocare i pesci. Comunque sono molto utili e li puoi trovare anche in eBay, si possono comprare. Io penso di averne a casa qualche d'uno, per esempio. Io però poi li ho trasportati mettendoli in... mi ero procurato delle scatole di polistirolo, e ho messo i sacchettini all'interno di scatole di polistirolo che poi ho messo nel bagaglio e li ho spediti col bagaglio. Sì, so che sono anche molto utilizzati, diciamo, appunto per il trasporto di pesci, perché si possono fare anche piccoli e sfuggono magari anche ai controlli in aeroporto, diciamo.
riescano a passare inosservati. E avevo un'ultima domanda che mi è venuta in mente poi mentre parlavate. Il comportamento riproduttivo di questi pesci, quindi del maschio che fa un nido nel quale poi vanno le femmine, da quello che mi diceva Livio, poi sono incubatori orali materni, fa pensare comunque che questo comportamento è molto simile a quello dei ciclidi del Malawi, ad esempio, no? Quindi è stato fatto uno studio a ritroso, nel senso di capire se c'è un antenato comune, immagino di sì a questo punto, perché... Bella domanda. In realtà non si sa nulla, perché per cercare l'antenato comune dovresti cercarlo tra i fossili. Dal punto di vista genetico non si capisce un granché, cioè molto probabilmente sono imparentate con gli oreocromini, quindi con gli oreocromis, molto alla lontana. Tant'è vero che noi per il confronto genetico abbiamo usato come outgroup di confronto Oreochromis niloticus. È diverso, ma non così diverso, e quindi come outgroup va molto bene. Dal punto di vista paleontologico, non ci sono fossili di ciclidi, sono pochissimi, tanto per cominciare. Livio sicuramente me lo può confermare, perché il suo blog si chiama Maingechromis e quindi diciamo fa riferimento proprio ad una specie di ciclide fossile considerato l'antesignano di tutti i ciclidi. Per quanto riguarda la depressione d'Ancala, l'ipotesi più valida è che l'antenato fosse un ciclide diffuso nel bacino del fiume Awash, che è il fiume che praticamente arriva da sud all'interno del triangolo Afar. Un'altra idea poteva essere anche del pesce del bacino del Nilo. In realtà però il bacino orografico del Nilo tende ad avere fiumi che sfociano appunto verso la valle del Nilo, non verso la depressione d'Ancala, mentre la Awash sarebbe perfetto, perché arriva proprio al ridosso della depressione. Poi un collega paleontologo italiano, Giorgio Carnevale, un paleoittiologo, ha iniziato a studiare un fossile di ciclide raccolto proprio lì in Eritrea, nella zona di Buia, che potrebbe essere un potenziale antenato anche delle danachiglie, ma non sappiamo. Il fossile per questo momento non è stato reso disponibile dagli eritrei, è conservato al museo di Massawa, e quindi Giorgio non può studiarlo se non andando direttamente in Eritrea, dove peraltro manca tutto, quindi sarebbe impossibile studiarlo avveniamente. Dovrebbe ottenere il permesso per esportarlo in Italia, studiarlo in Italia, mm-hmm. e poi eventualmente restituirlo agli eritrei. Ma sugli aspetti, diciamo, di esportazione di fossili ci sentono veramente poco, perché anche loro considerano i fossili come qualcosa che sta sottoterra, quindi analogo ai beni archeologici. C'è tutto c'è tutta una filosofia dietro che fa riferimento, insomma, loro vogliono dimostrare che gli eritrei hanno un'origine culturale e addirittura ancestrale diversa dagli etiopici, il nemico storico e giurato. Quindi si stanno costruendo una sorta di mitologia nella quale confluiscono sia i reperti archeologici che i reperti paleontologici. Tanto per dare un'idea, nell'area ai tempi, diciamo, parliamo di 3.000-4.000 anni fa, c'erano, credo, più o meno 2.000 anni fa, diciamo, per non andare troppo lontano, c'era la cosiddetta civiltà Aksumita, che era una civiltà proveniente dall'Etiopia. Ora, in Eritrea sono presenti alcune vestigia Aksumite, perché gli Aksumiti erano arrivati fin sulla costa. Gli eritrei negano che queste
reperti archeologici siano di civiltà axumita, perché gli axumiti erano etiopici. Ecco, questo ti dà un'idea di come funzionano le cose. Ok, grazie mille. Sì, tra l'altro, se mi posso permettere, sul fiume Awash, io ci sono stato negli anni '80, è bellissimo. Quindi consiglio molto l'Etiopia e l'Eritrea in momenti più tranquilli, ecco, devo dire, per andarci. In questo momento è impossibile andare in qualunque parte. Cioè, io so che quando è scoppiata la pandemia, dei viaggiatori italiani che sono andati in Eritrea sono stati bloccati all'aeroporto, messi in quarantena per 15 giorni. Quindi non è il momento giusto per andare in giro. Vacanze di prossimità, punto. Esatto. Dobbiamo avere un po' di pazienza. In Sardegna. Io ho una curiosità più accademica, diciamo. Io sono l'Università di Pavia, è stata anche la mia università. Io sono laureato in geologia, che sono facendo geologo. Quindi ho ascoltato molto interessato la parte descrittiva, no, iniziale. Ho sentito, se non ho inteso male, che hai avuto un supporto da parte di qualche professore del Dipartimento di Geologia di Pavia. Se è così, volevo curiosità mia capire chi era. No, in realtà direttamente dai geologi no, perché non avevo a che fare molto con loro. Ho avuto a che fare con geologo dell'Università di Firenze, uno che aveva studiato proprio quelle aree lì, della depressione d'Ancara. Quello che aveva praticamente fatto partire un po' il progetto di scavo paleontologico nella zona di Buia. Lui si chiama Abate di cognome. E ormai credo che sia in pensione, un professore in pensione, però gli avevo sottoposto un po' l'idea, sapete, quell'ipotesi del paleolago e della come i pesci fossero potuti entrare all'interno del lago Baedez, e lui mi aveva detto che era, secondo lui, era un'idea buona, e quindi di andare avanti su quella cosa. Mi aveva dato anche degli utili consigli, mandato delle mappe geologiche, insomma mi aveva aiutato parecchio in questo senso. E anche dal punto di vista idrogeologico mi ero messo in contatto con un idrogeologo dell'Università di Padova, di cui adesso mi sfugge il nome, che mi aveva dato anche lui degli ottimi consigli circa l'interpretazione di questa idea del paleolago. Quindi diciamo, l'idea è stata mia, però mi è stata un po' confermata da persone più esperte di me in questi settori. Ecco, dal punto di vista dei contatti con i geologi di Pavia ce li ho, perché li ho avuti, perché il direttore del corso di dottorato in scienze della terra e dell'ambiente, quando io ho fatto il dottorato, era un geologo. Quindi il direttore del dipartimento, in realtà, era il geologo. Come si chiamava? Porca miseria. Vabbè, mi verrà in mente. Grazie. Se qualcuno ha qualche altra domanda, curiosità. Una domanda, una curiosità. Mi sono alzato prima, non so se durante la chiacchierata. Non ti sentiamo. Mi senti? Sì, un po' meglio. Avete già affrontato il problema, ma a me non piacciono gli ibridi. Però, visto che le specie sono poche e mi è sembrato di capire molto affini tra loro, o le ipotetiche specie, avete provato, voi che avete magari almeno un paio di specie, a tirar fuori degli ibridi, quindi facendo accompagnare? No, è una cosa effettivamente che sarebbe da fare. Io ho sempre un gran timore nel produrre ibridi, perché poi alla fine, insomma, condivido, è una bella cosa. Però, e poi ecco, sì, l'idea di fare incrociare degli animali per dimostrare che siano specie diverse, insomma, è vero, può funzionare, però è pur sempre una cosa che non avverrebbe mai in natura, quindi avrebbe poco senso in questo momento
farli incrociare. È possibile anche che si creino degli ibridi, non lo escludo. Però in natura... anche ibridi fertili. Però in natura gli ibridi rari, ma esistono. Però il criterio biologico della specie prevede proprio questo. Sì, il concetto biologico di specie in effetti è proprio quello, sì. Quello, adesso al di là delle indagini morfologiche, genetiche, che sicuramente hanno il loro importantissimo valore, insomma, se un maschio e una femmina di un'ipotetica specie si accoppiano e danno per generazioni future prende generazioni prole fertile, appartengono alla stessa specie. Comunque è un concetto che è stato anche abbastanza criticato questo, nel senso ci sono delle idee un pochino più articolate adesso sull'idea di specie, anche se è sempre un gran casino definire una specie, non è così banale, insomma. No, assolutamente. È una categoria di comodo, tutto sommato, no? Quindi, volendo, se fossimo stati nell'Ottocento, uno avrebbe trovato le danachiglia colorate di giallo e avrebbe detto ok, queste sono diverse da quelle altre e quindi sono una specie diversa. Adesso purtroppo se tu vai a presentare un lavoro ad una rivista scientifica e dici che descrivi una specie perché soltanto perché ha una colorazione diversa, ti dicono vabbè, vai a mangiare più pasta asciutta perché devi diventare ancora grande. Non è accettabile, insomma, devi fare la genetica adesso come adesso. Ma io in effetti sono d'accordo, era soltanto per sapere se avevate provato, tentato, eravate riusciti oppure... Non ho mai provato e anche perché io non ho nemmeno gli spazi per poter fare una cosa di questo genere. Avrei bisogno di... Io ho la casa invasa dagli acquari in questo momento e non saprei dove metterne altri, francamente. Ok, senti, poi un'altra domanda, però questa è proprio una curiosità... All'inizio della tua chiacchierata hai parlato anche di altre specie animali che insomma vivono lì, le varie specie di gazzelle, eccetera. Ma di piante non mi sembra che hai detto nulla. Volevo sapere se avevate visto. Abbiamo campionato anche piante. Io sono un po' un appassionato di piante succulente, anche se in maniera molto modesta. E la Dancalia so che ha delle specie proprie sue. Volevo sapere se avete trovato qualcosa. Oppure no, insomma, provato a portarle in Italia. Io ho fatto un piccolo erbario in tutte e due le occasioni in cui sono stato, le ho portate poi al Museo di Storia Naturale, le ho fatte determinare dai nostri botanici e la maggior parte dei casi si tratta di piante che hanno una diffusione molto ampia rispetto alla... non c'è niente di endemico in Dancaglia, anche dal punto di vista degli insetti. Mm-hmm. Ho raccolto dei ditiscidi, cioè dei coleotteri acquatici, perché ho detto, ma magari, sai, ditiscidi, è vero che sono insetti che volano e si spostano, però ho pensato, in questo posto così sperduto, lontano da tutto, magari sono delle specie nuove, nessuno le ha mai studiate, le ho raccolte, le ho portate ad un esperto di ditiscidi africani, il quale mi ha detto assolutamente è una specie banalissima che si trova in tutto il sud dell'Africa subsahariana, quindi è curiosa questa cosa, ma è un ambiente talmente giovane che difficilmente trovi degli endemismi e questa cosa dei pesci effettivamente è l'unico dato che è paradossale, tra l'altro, voglio dire, perché tu sei in mezzo ad un deserto che più deserto di così non si può, eppure trovi dei pesci endemici. addirittura un genere endemico di pesci, no? Danachiglia è un genere endemico. No, infatti dei pesci non ne sapevo assolutamente nulla, è un genere sicuramente ancora più interessante. Ma per le piante, io non so se vive lì, Pseudolithops migiurtinus è una pianta che si trova lì, che tu sappia che l'hai presa? Scusa, migiurtinus, hai detto? Sì. Mi fa pensare più ad una pianta della Somalia. Devo dirti la verità, perché Migiurtinia è una regione della Somalia. Non è che reminiscenze, non sapevo se appunto Pseudolithops era... No, in Somalia ci sono un sacco di endemiti, sia tra le piante che tra gli animali. Ok, perfetto. Quindi, diciamo, un po' tutto il corno d'Africa è ricco di specie endemiche, sia tra animali e piante. Mm-hmm.
Però la depressione d'ancara effettivamente è talmente giovane che ha difficoltà ad avere degli endemiti. Tant'è vero che anche la gazzella di Surmerin, per dire, non è endemica della depressione d'ancara, è endemica del Corno d'Africa, distribuita dal Sudan fin giù alla Somalia. L'asino selvatico si chiama asino selvatico somalo, perché era presente perlomeno fino a qualche anno fa, era presente anche in Somalia, a Djibouti, in Etiopia. Insomma, non è tipico della depressione d'Ankara. La gazzella d'Orcade ha una distribuzione in tutta l'Africa sahariana. La madriade non vive soltanto nella depressione, ma vive su fino nell'altopiano etiopico. Per dire, se uno fa un giro appena fuori Asmara, passa vicino alla discarica di Asmara, e nella discarica spesso trova truppe di 100-200 babbuini a madriade che vanno a mangiare la spazzatura. E lungo la strada per Massawa trovi altri babbuini che vanno a mangiare i fichi d'India lungo le pendici delle montagne. Quindi sono animali che hanno una distribuzione molto più ampia. Di endemico in Dankalia, mi sa che alla fine ci troviamo su tanti pesci. Va bene, dobbiamo credo chiudere, Giorgio, perché è venuta anche una certa ora. Penso che mi stavo allora spaldando. Sappiamo che tu sei un diesel, potremmo fare più avanti una seconda parte in cui tu ci aggiorni su queste cose, più che volentieri. D'altronde l'AIC ha pubblicato dal 2015 che periodicamente pubblica qualcosa a nome di Giorgio sul bollettino, questo bisogna ricordarlo. Allora io volevo invece dire per coloro che non hanno avuto modo di seguire tutta la diretta e altro, che prossimamente pubblichiamo questa chiacchierata sul nostro canale YouTube. Livio, soltanto una cosa. Sono l'ultimo. Giorgio, senti, io sono un entomologo, mi occupo di insetti. Quando ho parlato di tisci, visto che tu sei andato, hai questi agganci in Africa, movimentazione, penso progetti a cui puoi partecipare, ti posso contattare a parte per informazioni? In pratica io ho un collega del Congo che sta cercando contatti per progetti per allevare insetti da mangiare, ed è una caratteristica che dal Congo fino all'Etiopia esiste nell'alimentazione. Quindi, a parte, visto che tu hai esperienza di movimentazione da quella parte... E tu vuoi convincere gli eritrei a mangiare gli insetti? Ah no, no. Non penso di convincerli, penso che loro in alcuni casi lo facciano già. Ma a parte ti si può contattare? Ti posso contattare? Contattare quando vuoi. Ok. Comunque gli eritrei sono veramente molto schizzinosi e non mangiano, per dire, hanno il mare pieno di molluschi e non li mangiano perché hanno dei tabù alimentari fortissimi. Quindi dal punto di vista alimentare convincere un eritreo a mangiare degli insetti credo che sia veramente dura. Giorgio è un socio EC, è un tuo socio, tu sei nel direttivo, dovresti conoscere i soci. No, guarda, io sono andato adesso a vedere su ResearchGate informazioni perché non mi dicevo, ma questo ornitologo, allora, come fate a essere appassionato di cicli? Dagli estremi io di Giorgio. Va bene, grazie Giorgio. Va bene, chiudiamo qua, prometto che passo io a Giuseppe gli estremi di Giorgio Chiozzi, così almeno chiudiamo il circolo. D'accordo. Va bene, grazie Giorgio, grazie a tutti voi per questa serata molto interessante. Mi ha fatto piacere. Arrivederci alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.